Amici telespettatori, benvenuti alla prima puntata di 16 gol, tutto il calcio in Sicilia, l'approfondimento settimanale con il calcio siciliano, Palermo, Catania, Messina, ma come abbiamo già ampiamente detto anche Trapani, Serie D. Oggi ci sarà ospite l'allenatore del Licata e i due gironi del campionato di eccellenza. Un viaggio nel quale non sarò da solo, tanti ospiti in studio, in collegamento e accanto a me. Marzia Cannata. Ciao Filippo, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di questo bellissimo programma. Chissà quanti ospiti avremo in queste puntate. Tantissimi, e io comincerei con presentare quelli in studio. Io direi partire subito con i nostri opinionisti. Eccolo qui, Nando Granata. Buonasera. È una special guest stasera, il nostro direttore di fai produzione, di casa, Roberto di casa. Marco Oddo. Sì, amici, bentrovati, finalmente torno al calcio. Il nostro altro opinionista, Peppe Musso. Ciao, buonasera a tutti. Un ritorno al calcio per il direttore Roberto Oddo, un ritorno al calcio per Tele One con 16 gol, tutto il calcio in Sicilia. Marzia, i telespettatori possono contribuire alla nostra trasmissione. Ovviamente diciamo, se volete interagire in diretta con il nostro numero WhatsApp 391 117 6872, oppure attraverso una chiamata in diretta allo 091 854 9171 o sulle nostre piattaforme social, ovviamente su Facebook alla pagina 16 gol e ovviamente Instagram. Quindi attendiamo con tanta ansia i vostri commenti, sì, le vostre opinioni. Fateci compagnia in questo viaggio. Io direi che prima di cominciare, prima di entrare nel vivo del calcio, aprendo la parentesi Palermo, dando la parola al padrone di casa. L'abbiamo detto, Roberto Marco Oddo. No, ma che padrone di casa? Calmi, insomma. Sei tu il padrone di casa. Però no, c'è un super beep. Intanto sono contento, siamo ritornati allo sport e lo facciamo con un obiettivo preciso, quello di parlare di tutte le squadre siciliane, naturalmente partendo dalla Serie B del Palermo, partiremo subito tra poco, del Catania, del Messina, del Trapani, di tutti e due i gironi del campionato di eccellenza. Invito tutti i telespettatori naturalmente a partecipare, perché deve essere interattiva. Chiamate al telefono, mandate dei post sulle pagine social, scrivete un WhatsApp, fatevi sentire, perché il calcio siciliano rappresenta naturalmente, ma non lo dirò sicuramente io questa cosa, rappresenta un momento di felicità. Il calcio è della gente, dicevano quelli bravi, il calcio della gente, soprattutto il calcio siciliano e di tutti noi. Cominciamo questo viaggio, cominciamo con il primo argomento in scaletta, che è il Palermo, il ritorno in campo del Palermo dopo la sosta per le nazionali e anche il racconto di quella che è la settimana del Catania, che giocherà in casa in questa settimana, ed il Messina, un'altra gara rinviata per il Messina in un inizio atipico di campionato. Il punto della settimana nel servizio di Enzo Bonsangue. Ricomincio da tre. Tre come i boati che al Renzo Barbera hanno salutato l'esordio interno in campionato dei Rosanero e il dolce ricordo della festa con la Feral Pisalò ad accompagnare la squadra di Corini alla ripartenza dopo lo stop per le nazionali. Ad Ascoli sabato pomeriggio il Palermo andrà con una valigia piena di entusiasmo e con un altro tre nel mirino, quello delle vittorie in campionato. Non sarà semplice, ma l'organico allestito dal City Group consente di puntare senza se e senza ma alla promozione diretta
in Serie A. Ed è proprio la grande qualità dell'organico che lascia prevedere alcune modifiche nell'undici iniziale contro i bianconeri. Variazioni possibili a centrocampo: Stulaz e Segre sono in gran forma, ma oltre a Henderson, già impiegato da Corini, scalpita per il proprio esordio il neoarrivato Mamadou Koulibaly. Per l'attacco, in attesa del recupero di Insigne, Valente è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere disponibile ad Ascoli. Torna a scaldare i motori anche il Catania, che dopo l'ultimo rinvio si ritroverà ancora davanti ai propri tifosi. Contro il Crotone, all'esordio in Serie C, grande entusiasmo con 19.000 spettatori presenti, ma ancor più grande è stata la sfortuna. Alla fine al Massimino, 3 punti per la squadra di Zauli, soltanto 3 pali per Yetnei. La squadra di Tabiani prepara il riscatto col Picerno, match per il quale è attesa qualche modifica in formazione. Domenica alle 20:45 possibile esordio per il neoacquisto Silvestri, mentre nel 4-3-3 iniziale Castellini potrebbe trovare spazio al posto dell'infortunato Rapisarda. A Catania, settimana importante anche dal punto di vista societario, dopo la presentazione della richiesta per la concessione dello stadio Massimino. Il club di Pelligra sarebbe stato l'unico a presentare la proposta. Sull'altra sponda siciliana della Serie C si continua a non giocare. Anche questa settimana il Messina di Giacomo Modica non scenderà in campo. La Lega Pro ha rinviato la sfida di Taranto, dove i peloritani erano attesi lunedì sera. Il problema è sempre quello legato al doppio incendio dopo il derby d'inizio settembre con il Foggia. Il Messina era sceso in campo intanto per il test con i maltesi del Valletta. Il prossimo impegno sarà quello del 21 settembre in casa contro la Turris. E questo servizio di Enzo Bonsangue in qualche modo anticipa 16 gol inside, un altro format del quale parleremo magari più avanti, ma è arrivato il momento di presentare il primo ospite in vista di Ascoli-Palermo. Lo abbiamo sentito nel servizio, il prossimo impegno dei Rosanero, Marzia. E ovviamente adesso presentiamo un nome che sicuramente i nostri telespettatori conosceranno. È un doppio ex di questa sfida. Grande nome del calcio palermitano e non solo, e adesso un grandissimo allenatore. Con noi Rosario Pergolizzi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ciao Rosario. Buonasera, mister. È un po' un derby del cuore. Poi tra l'altro diciamolo agli amici che ci seguono in collegamento da Ascoli, giusto? Sì. Sì, sì, sì. È un po' un derby del cuore questo per assolutamente. Lei? Assolutamente, dico, nella mia carriera calcistica anche da allenatore mi sono trovato bene dappertutto, però ecco, Ascoli e Palermo credo che facciano parte del mio cuore, anche perché Palermo, a parte allenarci, sono nato, i miei genitori, tutta la mia gente, quindi la porto nel cuore, sempre. Ascoli, ci sono cresciuti i miei figli, mia moglie, ho preso moglie, quindi credo che siano, ecco, le due città che porto dentro, e quindi per me è una partita importante, ma soprattutto che va al di là del risultato, ma al di là del campo. C'è tanto del campo, perfetto. C'è tanto sentimento e tanto cuore, appunto l'abbiamo definito un derby del cuore per lei, ma vogliamo sapere il Palermo, secondo il suo punto di vista, come arriva a questa partita? Ma il Palermo arriva con la consapevolezza, credo, che di una squadra che deve provare a ottenere il massimo da ogni partita, cioè non può, ecco, pensare di amministrare un risultato. Io credo che ha la forza e le potenzialità per poter andare in qualsiasi campo a giocarsi la partita e cercarla di vincerla, però il campionato di Serie B è molto difficile, dove trovi delle squadre che comunque sanno giocare a calcio, che comunque hanno degli allenatori che sanno metterla in campo, quindi ci sono delle difficoltà che vanno superate. Dico, a livello di potenzialità e di obiettivo, il Palermo è quello di mirare a vincere il campionato, le potenzialità sono tante, però probabilmente ci va a incontrare delle squadre, cominciando da Ascoli, che una partita difficile, un ambiente particolare, perché è una tifoseria molto calda, quindi una partita difficile. Assolutamente, assolutamente. Peppe, sei d'accordo con la disamina del mister? Ovviamente, anzi ne approfitto per salutare mister Pergolizzi, che non vediamo dalla Serie D. Ciao, buonasera. Qui a Palermo, sono d'accordo e volevo chiedere al mister, dato che lui ha sempre lavorato con i giovani, ecco,
Cosa ne pensa del mercato che ha fatto il Palermo a livello di giovani? Per esempio, mi vorrei soffermare su Alyosha Vasic, prelevato dal Padova. Mister, pensa che sia pronto per incidere anche in Serie B? Io penso che comunque per l'organico del Palermo sia un giocatore importante, ma come tutti i giovani ha bisogno di tempo, ha bisogno di crescere. Sicuramente i risultati positivi lo possono aiutare, il fatto ecco di crescere vicino a tanti giocatori importanti e soprattutto uomini importanti, perché io credo che poi i giovani debbano crescere vicino a dei compagni di squadra, soprattutto quelli più grandi, dove la priorità è la persona, non è il calciatore in se stesso. Quindi se questo ecco i grandi si mettono a disposizione, soprattutto nella crescita di questo ragazzo, probabilmente può avere delle potenzialità importanti. Diamogli il tempo giusto, ha delle qualità e forse in questo momento c'è qualche giocatore che io ritengo più pronto, ma lui nel corso del campionato può crescere sicuramente, può diventare anche un punto di riferimento per questa squadra. È il Palermo che sicuramente ha fatto un mercato importante, una squadra importante costruita. Roberto. Sì, mister Pergolizzi, intanto buonasera, sono veramente buonasera, felice. Buonasera. È bellissimo rincontrarla, anche perché io ricordo un bellissimo momento con lei quando vinse con la Primavera del Palermo, le consegnò lo scudetto Primavera. Sì, e sì, tu l'hai premiato, tu hai premiato il un paladino d'oro allo sì, Sport se lo ricordo. Bello, che bella questa cosa. Allora, mister, io chiaramente insomma provo a stare nella testa dei tifosi rosanero e la prima cosa che mi viene da chiederle è: crede che Corini sia all'altezza di poter vincere un campionato, visto che si parla tra allenatori e allenatori? Io credo che come tutti gli allenatori possono essere all'altezza se vengono comunque io dico l'allenatore è importante soprattutto sotto l'aspetto della gestione, è come avere una Ferrari, perché Palermo, parliamoci chiaro, possiamo girarci intorno, però c' ha delle potenzialità sia di aver fatto un mercato adesso, di rifarlo a gennaio, in qualsiasi momento. Quindi le potenzialità sono chiarissime per il Palermo. Perfetto, non possiamo ecco dire, certo le difficoltà di vincere un campionato sono quelle che tutte le altre squadre ti affronteranno sicuramente sempre come una partita importante, però io credo che Corini abbia le qualità e deve avere le potenzialità, perché se il Palermo l'ha riconfermato sicuramente crede nelle sue potenzialità e pensa che possa ecco guidare questa Ferrari. Poi come tutte le cose la macchina può andare bene, può andare meno bene, però ecco bisogna sarà il campo a dire l'ultima perfetto, parola infatti. Bisogna tenerla in pista ecco fino all'arrivo. Mister, noi ci fermiamo un attimo per dare voce a chi ci segue da casa, perché abbiamo detto che i telespettatori, gli amici telespettatori possono interagire con la nostra trasmissione tramite WhatsApp, con dei messaggi su WhatsApp. E Marzia, abbiamo un messaggio da parte di un amico che ci segue, un amico che ha una domanda per mister Pergolizzi. Sì, iniziamo subito con i nostri messaggi direttamente da casa. Buonasera mister, vorrei avere un suo parere. Il Palermo ha costruito uno squadrone per questo campionato. A mio avviso però Corini non è l'allenatore giusto per vincere il campionato con questi giocatori. Lei che modulo metterebbe in campo? Ecco, vedi? Abbiamo centrato l'argomento. Abbiamo centrato l'argomento senza nemmeno sapere. Sapevo che c'era sto WhatsApp. Eri tu, ma Roberto. Ma il telefono ce l'hai qui con te. No, l'ho dato io, non fate queste insinuazioni. L'argomento l'abbiamo centrato. Mister, rispondiamo a questo nostro caro amico. Lei. Io posso dire che anche nel mio piccolo ho allenato Palermo anche in Serie D, comunque c'è questa pressione. Nel suo piccolo ecco. Ha vinto un campionato di Serie D, diciamo. Però vincere il campionato c'è tanta aspettativa, si deve vincere, ma purtroppo si deve ancora giocare il campionato. Bisogna avere calma, in qualsiasi campionato, qualsiasi squadra c'ha quell'inizio che può essere favorevole, positivo, poi c'è un calo fisiologico, quindi il campionato di B, io l'ho fatto anche da calciatore, è difficilissimo sotto questo aspetto qua. Il Palermo, ripeto, c'ha tutto, che modulo farei io? Io credo che la società con l'allenatore abbiano preso questi giocatori in base al modulo scelto da Corini. Se Corini sta giocando con 4-3-3, credo ecco, che possa ecco giocare con quello. Ritengo anche che un allenatore debba essere anche bravo
nel durante la partita, nel cambiare la partita, nella lettura della partita, perché a preparare le partite siamo tutti bravi, forse nel leggerlo tra la, come si chiama, tra l'ansia, tra la preoccupazione, tra un po', spesso ecco, si rincorre in degli errori. Quindi credo che la squadra c'è, bisogna ecco, saperla. Adesso la palla passa all'allenatore. Proprio Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa e penso che Marzia esatto, abbia... ti stavo proprio per chiamare perché esatto. Oggi in conferenza stampa Corini ha detto delle frasi ben precise, tra le quali: dobbiamo farci trovare pronti, ogni partita è una prova, la squadra sta bene, vogliamo una grande prestazione. Ogni partita è una prova, è la prossima prova per il Palermo di Eugenio Corini, è appunto la sfida con l'Ascoli. Lo abbiamo detto e noi abbiamo un servizio, un amarcord di questa sfida di Roberto Pedivellano che ci racconta un po' i precedenti tra queste due squadre. Se la regia è pronta possiamo vederlo insieme e poi lo commentiamo qui in studio. Quella di sabato prossimo tra Palermo e Ascoli sarà la 18ª sfida della storia interna marchigiana. Le due squadre infatti si sono affrontate allo Stadio del Duca in 17 occasioni, con un bilancio di 7 successi per i bianconeri, 5 vittorie per i rosanero e 5 pareggi. L'ultimo successo ascolano è quello del campionato di Serie A 2006-2007, 3-2 il risultato, rosa avanti con Simplicio pari di Budiansky, poi Matusiak per i siciliani, ma nella ripresa i bianconeri si imposano con le reti di Paolucci e ancora Budiansky. L'ultima sfida risale al campionato di Serie B della scorsa stagione, il Palermo si impose per 2-1 grazie alla doppietta di Brunori con in mezzo il momentaneo pareggio ascolano ad opera di Forte. Le immagini di archivio si riferiscono alla vittoria ad Ascoli della stagione 2003-2004, l'anno del sospirato ritorno in Serie A dopo 30 anni di attesa. Il Palermo con in panchina Silvio Baldini con sofferenza si impose ad Ascoli per 2-1. Luca Toni, Bonfio e Mutarelli i marcatori. Ed eccoci tornati in studio. Nando Granata, una domanda per il mister Pergolizzi, se non vado errato. Nando. Filippo, noi sappiamo che c'è un rapporto che vi lega. Gli voglio tanto bene perché oltre a essere un bravo ragazzo, è un ragazzo che lavora, che è un conoscitore di calcio, di giocatori, quindi gli auguro veramente tutto il bene del mondo perché se lo merita. E mister, è qui per questo. Grazie, mister. C'è un rapporto di stima e amicizia che va al di là del calcio da diversi anni, quindi ti ringrazio e ti vorrei fare una domanda. Tu sei stato un grande terzino sinistro perché comunque sei arrivato in Serie A con l'Ascoli. Cosa ne pensi di Lund, il nuovo acquisto del Palermo che di recente è stato convocato alla nazionale degli Stati Uniti? Allora, anche lui è un ragazzo che comunque è giovane, però il campionato di Serie B è un campionato particolare. In che senso? Noi abbiamo visto che anche all'inizio la fase difensiva è fondamentale, non basta solo spingere e essere offensivo, quindi è un buon giocatore con un buon piede, devi migliorare un pochettino sulla fase difensiva, ma quello fa parte, ecco, sicuramente ci sarà qualcuno che lo migliorerà, però mi sembra ecco un ottimo acquisto che può sicuramente deve migliorare, ma farà sicuramente bene. Peppe Musso, anche tu volevi chiedere qualcosa al mister? Sì, io mister le volevo domandare l'ennesimo forse filo che intreccia lei Palermo e Ascoli. Nell'Ascoli ci gioca Erdis Kraja, praticamente lo ha lanciato lei con il Palermo, è contento di vederlo in Serie B e insomma che futuro si aspetta per questo ragazzo? Allora, Kraja è un ragazzo, allora noi c'è da dire, permettetemi, che quando abbiamo fatto il mercato a Palermo noi abbiamo preso tutti i giovani, erano come dire di seconda fascia, perché comunque noi siamo andati in ritiro il 16 di agosto, quindi tutti i giovani, gli under erano stati presi e Kraja faceva parte di uno di quelli, e questo gli deve bisogna dare anche un merito alla società, perché poi Felici, Doda, Kraja, Langella, tutti Perretti, tutti i giocatori che comunque erano di seconda fascia,
per dire, poi sono diventati tutti di prima fascia, sono diventati tutti giocatori e stanno Craia stesso, Felici stesso, Doda stesso, sono tutti giocatori perretti, stanno giocando a certi livelli. Craia è un ottimo giocatore, un ragazzo che comunque vuole crescere e deve migliorare sotto l'aspetto sicuramente fisico, perché è mentale. In che senso? Alterna delle prestazioni dei primi tempi molto buoni a dei secondi tempi dove un pochettino scompare, però se lui trova quella continuità può essere un ottimo giocatore, quindi mi fa piacere. Il lavoro sul campo, sì, il lavoro sul campo che poi fa la differenza in questo caso, come ha valorizzato questi giovani che ha giustamente nominato lei. Direttore Roberto. Sì, mister, lei che chiaramente la sua esperienza lo consente, insomma, lei sa che adesso costruire dei giovani è complicato, vedi nazionale italiana che non trova risorse per tasto giocare, insomma, ne parleremo voi più tardi. Mister, lei crede, perché quando lei ha vinto il titolo, lo scudetto con la Primavera, eccetera, insomma, forse erano ancora altri tempi, ma adesso non c'è troppo interesse attorno alla vendita di questi giovani, che è un po' Non è che c'è interesse, purtroppo questi giovani vengono, come si vuol dire, anche le difficoltà degli allenatori, ci vuole del tempo, però bisogna anche prendersi, bisogna lavorarci. Non è che sono un po' condizionati tutti questi ragazzi e già hanno i procuratori a 15 anni. Vabbè, ma non è più un mezzo ma il fine, forse è la vendita. Quello purtroppo che... adesso se... giriamo i campi a 10-11 anni ci hanno il procuratore. Questa è una problematica del calcio. Prima di diventare calciatori, prima ci hanno il procuratore. Purtroppo è così, è un errore grande, perché il giocatore va fatto crescere, comunque è importante in questo, sono le famiglie, per fargli capire che lo sport deve essere visto come aggregazione, come nel sociale, e poi se c'è qualcosa in più il tempo dirà se puoi fare veramente il calciatore, perché se poi noi andiamo a vedere sono pochi che quelli che diventano veramente calciatori a certi livelli, e poi la continuità di fare il calciatore, perché può diventare facile arrivare a fare il calciatore, ma poi dare continuità nel proprio lavoro non è facile. Io credo che poi inizialmente la differenza la faccia la famiglia. Forse è più un comunque... fattore sociale. Perfetto. che nelle scelte, nel sociale. Forse... anche se le famiglie sono molto agguerrite in le questo famiglie senso. Sono anche troppo agguerrite, io direi. Noi ci fermiamo soltanto per qualche minuto. Tra pochissimo torniamo ancora qui, perché dobbiamo parlare di Catania, di Messina, dei dilettanti con la Serie D e l'Eccellenza. Quindi linea alla pubblicità. Rimanete sintonizzati. Tra poco. Da oltre 40 anni lo studio dentistico Conte si prende cura del tuo sorriso. Siamo specializzati nel campo dell'ortodonzia, nella chirurgia, implantologia, terapia conservativa e preventiva e nella terapia del dolore. Seguici sui nostri canali social e prenota una visita di controllo. Siamo a Palermo, in via Serra di Falco 127. Edilizia R&P SRL. Edilizia Restauro Progetti. Da oltre 30 anni la nostra esperienza al vostro servizio. Per informazioni 091 779 0231 oppure info@ediliziarpsrl.com.
La Fiora Costruzioni. Oltre 40 anni di esperienza nel settore edile e delle costruzioni. Serietà, professionalità e alta qualità delle opere realizzate. Richiedi un preventivo allo 091 540 338 oppure visita il sito lafioracostruzioni.it. Il nostro negozio ha una storia di più di 100 anni. Prima c'era mio nonno, poi c'era mio padre e poi ci siamo stati noi figli, sia io che mio fratello. Oggi l'uomo entra qui e si veste dalla testa ai piedi. Lo facciamo uscire sicuramente vestito, perché chi entra in questo negozio trova qualità, cortesia e anche convenienza. Bentrovati negli studi di Tele One, 16 gol tutto, il calcio in Sicilia, l'approfondimento settimanale con il calcio siciliano. Abbiamo un ospite d'eccezione in collegamento, mister Rosario Pergolizzi, col quale abbiamo parlato del Palermo che affronterà l'Ascoli. Per lui è un derby del cuore, lo abbiamo ribattezzato così. Ma tra pochissimo con lui parleremo anche della Serie C, ma anche dei dilettanti, perché il mister so che è molto ferrato in materia, Serie D, eccellenza siciliana, so che conosce tante, tante belle realtà. Prima di tutto chiudiamo la pagina del Palermo e della Serie B. Marzia, possiamo leggere gli appuntamenti, la prossima giornata, il programma della prossima giornata di campionato. Ebbene sì, la quinta giornata di Serie B che inizia domani con la sfida fra Venezia e Spezia. Nei giorni a seguire invece avremo appunto Ascoli-Palermo, Cosenza-Sud-Tirol, Ferrol-Pisarol-Modena, Lecco-Brescia-Pisa-Bari, Reggina-Cremonese-Catanzaro-Parma, Como-Ternana e chiude il posticipo di lunedì tra Sampdoria e Cittadella. Peppe, c'è una partita che tipo... Cosa ho detto? Regina? Regina. No, chiedo scusa. Nascono, no. Perché della regina... È in Serie B, no Nando. No, in Serie D. B, direttore. L'ho fatta promuovere. B, direttore. In Serie B, Marzia ha anticipato, il tema più importante della serata, forse, che è quella della rivoluzione dei campionati. Sono troppo avanti, questa è la verità. Tu hai visto mister Pergolizzi, che è un ex giocatore della regina, mister, mi corregga, e quindi sì, ho fatto questo lapsus. Due anni alla regina. Nando, ci può essere una sorpresa in questo turno di Serie B secondo te? O guarda, sono secondo me lo Spezia può dire la sua, può dire la sua a Venezia, può essere la sorpresa della essere, quinta giornata, può andare a vincere a Venezia, è una partita equilibrata, però a giocatori che possono fare male a Venezia. Ed è il momento di arrivare al Catania, voltare pagina, andare no, scusami, in Serie scusami, C. Ma dovevamo poi, ma sentiamo Pergolizzi sul prossimo turno della Serie B, assolutamente. No? Cioè abbiamo il nostro esperto mister, qui. Mister, secondo lei ci possono essere delle sorprese? No, o... fai dire al mister soltanto mister che a carta bianca. Le promosse della a carta B. Bianca, la Serie B, chi la vince? Il Palermo la vince? I telespettatori questo vogliono sapere. Chi ci segue da Palermo vuole sapere. La Serie B, come andrà? Chi saranno le squadre promosse? Il Palermo ce la farà oppure no? Vabbè, le favorite, allora, dai. Le favorite, io, ci sono delle realtà importanti. Allora, tra le favorite, secondo me, a parte lo Spezia, che ha iniziato male, però credo che Palermo, Parma, Sampdoria e Spezia siano le quattro, con poi il Venezia dietro e il Bari. Queste sono le squadre, però ecco, ripeto, facciamo tutti gli scongiuri, però bisogna anche un po' certe volte dire le cose come stanno. Io ritengo che la Sampdoria abbia delle difficoltà anche a livello di società, lo Spezia è iniziato male, quindi se andiamo a vedere, quindi il Palermo ha tutte le potenzialità per poter far bene, poi cose ce la farà o no, questo non lo possiamo dire, però credo che bisogna prendersi responsabilità di dire, ecco, che può ambire ai primi due posti e rimanere diretto.
È uno scaramantico lei? Oppure no, sta volando basso però? No, no, io credo nel... nella partita, cioè la devi giocare, tutto succede, ecco, più sei forse scaramantico, più ecco ti arriva la negatività, quindi meglio pensare positivo, l'autostima è fondamentale. E allora adesso è arrivato invece il momento di parlare del Catania, perché 14.000 abbonati circa è un record qui per questo ritorno in Serie C, e adesso ci sarà un impegno casalingo, quindi molto probabilmente sarà proprio il pubblico l'arma in più dei rossoazzurri. Roberto, sì, questo sì, Catania no, neopromosso che punta subito no, a... visto che abbiamo Pergolizzi, dico, io ho questa grande stima per questo grande allenatore, per me poteva sicuramente arrivare fino a dove è arrivato adesso il Palermo, quindi alla Serie B e forse anche oltre. Però volevo chiedere, lei ormai conosce bene il calcio siciliano, ecco, nella logica delle squadre siciliane che devono risalire la china, tra questo è il Catania sicuramente, ma c'è anche il Messina, insomma c'è il Trapani. Ecco, come vede il movimento calcistico siciliano? Possiamo sperare in questa risalita oppure dobbiamo accontentarci del Palermo, si fa per dire? Io sono convinto che intanto il Palermo sta dando la spinta importante, quello della positività, degli investimenti, delle società che comunque vengono in Sicilia a investire, come è successo per il Catania, che ritengo sia un'ottima squadra e sono convinto che lotterà per vincere questo campionato. Il Trapani stesso comunque ha investito e ha fatto un'ottima rosa, credo che sia la squadra più forte del girone I di Serie D. L'unica forse che in questo momento è con squadra che può avere qualche difficoltà a livello proprio di gestione negli anni, perché non ha avuto alti e bassi, è il Messina, però credo che le squadre siciliane anche in eccellenza, la Nizza stesso, anche il Trapani, sono tutte squadre che comunque stanno investendo e che comunque vogliono risalire, vogliono tornare a fare dei campionati importanti, quindi io vedrei in maniera positiva questa situazione. Tra l'altro ci sono dei proclami del presidente Antonini del Trapani che appunto ha detto faremo come il Catania, presto a marzo saremo già in Serie C, quindi ambizioni, carte scoperte lì, per riprendere il discorso del nostro Roberto. Per quanto riguarda il Catania invece, questa sfida al Picerno, Peppe. Ma il Catania, come ha detto bene il mister, ha investito bene, è una società molto solida, però durante la prima giornata ha già sbattuto il muso contro la Serie C, che è un campionato difficilissimo, è un pantano, molti lo definiscono così. Un esordio amaro quello del Catania. Sì, ma c'è passato anche il Palermo il primo anno di C, è veramente un campionato molto cattivo, il Catania ha 20.000 spettatori, tre pali, un salvataggio sulla linea eppure ha perso col Crotone. Ora arriva una sfida se non altro abbordabile, quella contro il Picerno, e deve vincere, se veramente il Catania vuole fare questo doppio salto in due anni deve cominciare a vincere. Io penso che a livello comunicativo loro abbiano sbagliato però, perché sbandierare l'obiettivo di vittoria del campionato dopo essere saliti alla D è tanto, la C si vince negli anni, il Bari ci ha messo un sacco di tempo, l'Avellino è impantanato lì da tempo, insomma non è facile, non è molto facile. Marzia, ma lo ricordiamo ai nostri amici telespettatori che 16 gol è interazione da casa, e quindi loro possono comunicare con noi, con mister Pergolizzi, con tutti gli ospiti che ci saranno. Come fare? Ce lo dice Marzia. Diamo tutte le possibilità per interagire in diretta e fare domande e approfittare della presenza del mister Pergolizzi. Ovviamente su WhatsApp è al 391 117 6872, attraverso anche una chiamata al numero fisso 091 854 9171, e anche attraverso le piattaforme social, Facebook, sulla pagina di Teleone. Quindi io attendo ancora qui per leggere i vostri commenti, le vostre opinioni. Tra pochissimo avremo un ospite d'eccezione direttamente da Catania, Umberto Teghini, giornalista, ecco, espertissimo. Fammi dire per favore due cose, direttore, su Umberto, prego, Teghini, prego. Che è una grande firma del giornalismo e non solo sportivo, naturalmente. Lui vive. Quando si dice la città, calcio a Catania, si è come se si dicesse Teghini, che tra poco sarà in collegamento con noi, che è una grande firma, ma soprattutto un conoscitore del sistema Catania, perché
Catania è una città avanti commercialmente, no? Tante iniziative, tante cose, però nel calcio, ecco, per Golizzi, nel calcio bisogna anche avere delle società che ti diano una certa serenità. Secondo il suo punto di vista, che cosa è successo a Catania per essere caduta così in malo modo nelle serie inferiori? Prima della nuova proprietà. Purtroppo quando è successo quello che è successo alla Regina, che in questi due anni purtroppo tanti cambiamenti, tanto fumo venduto, perché la verità è quello, anche se c'è da dire che il Catania ha avuto un'era con lo Monaco e Pulvirenti importantissima, dopo loro ecco, c'è stato il buio totale. Purtroppo spesso si vuole fare calcio, però manca di competenza, mancano di potenzialità economiche e si ritrovano dei personaggi che pensano a tutt'altro meno che fare calcio, quindi succede questo, quindi bisogna stare attenti, ecco, a partire dal basso. Riparti dal basso, ma con delle fondamenta importanti, con una società importante che ha delle potenzialità, ma soprattutto che guardi al bene della città, della tifoseria, e poi sicuramente anche una questione economica, perché credo che comunque una cosa importante sia anche il settore giovanile, perché è importante, perché nei momenti di difficoltà ti puoi ritrovare qualche giocatore da poter anche vendere, però credo che soprattutto la differenza lo fanno le persone e lo faccia la società. È un po' problemi anche la Juventus adesso. Sì, è un po' il problema del calcio italiano, è anche questo, la serietà delle proprietà. Il Palermo sembrerebbe aver scansato il pericolo, anche al Trapani stanno lavorando bene e adesso al Catania. Ricordiamo la nuova cosa nel collegamento, anche il direttore sportivo. Sì, sì, il direttore sportivo Andrea Mussi del Trapani, grande favorita della Serie D, del campionato di Serie D, anche per lui potete fare le domande. Mister, a proposito di quello che diceva Roberto Oddo, leggevo una sua intervista in cui parlava di senso di appartenenza della città verso la squadra, che ad Ascoli tutti tifano per l'Ascoli, invece a Palermo è più probabile trovare dei tifosi di altre squadre. Per quanto riguarda Catania, forse è una di quelle piazze della Sicilia dove si sente di più questo senso di appartenenza verso la squadra. E ecco, hai fatto bene a farmi questa domanda, perché ecco, io volevo dire questo, mi hanno chiesto quante persone, io avevo fatto, siccome Ascoli è 50.000 abitanti e vanno 5.000, 6.000, 7.000 è una spettatori. Questione numerica, quindi è una questione numerica, quindi se andiamo a vedere, se a Palermo con 1 milione di abitanti, ho detto forse ne potrebbero andare qualcuno in più. Io mi ricordo anche da ragazzino, tutte le volte che arrivava la Juve, il Milan, l'Inter, è sempre stato pieno lo stadio. Poi arrivava l'Atalanta, l'Udinese, 15.000, 16.000. Quindi io volevo dire questo, che comunque con una cittadina c'è più continuità. Io la penso sempre nella maniera specifica, in che senso? Io credo che quando un bambino nasce, la prima cosa da fare è prendere un ciuccetto e portarlo in ospedale e farlo tifare per il Palermo, farlo tifare per l'Ascoli, dagli. Per me questo è il senso di appartenenza. Eppure il presidente Mirri è stato criticatissimo per l'iniziativa dei ciucci rosanero, per esempio, se ci ricordiamo. Perché evidentemente... Vabbè, era un po' ironico. Sì, però intanto ha ragione il mister, è da questo che si fa nascere l'appartenenza sin da piccoli. Perché con i risultati calcistici da soli non ce la fai. E credo che il Palermo, cioè dalla rinascita, abbia fatto un cambio. In che senso? Prima si è guardato alle potenzialità della società, con Zamperini, grandi giocatori, ringraziamo comunque perché abbiamo visto un calcio che a Palermo... E mi auguro di rivedere con giocatori importantissimi, però si è ripartito, quindi questo è il momento per riportare, ecco, questo entusiasmo a Palermo, perché il Palermo merita questo entusiasmo, alla pari di Napoli, alla pari di Bari, perché c'ha delle potenzialità incredibili, c'ha un tifo incredibile, quindi io mi auguro quello. Poi dico sempre che spronare le persone, io certe volte stimolare spesso
l'allenatore ha una strategia, la strategia dello spronare un giocatore, cercarlo, ecco, di andarlo a intaccare o toccarlo in certe situazioni, in certe corde che forse non c'ha neanche lui, anche certe volte esagerando. E io credo che il Palermo abbia bisogno di questo, di andare oltre, oltre perché c'ha tutte le potenzialità. Anche il City stesso, io feci un'intervista dove dissi che per me il City era una delle società importantissime, che io ero contentissimo che fosse arrivato. Qualcuno ha detto no, ma il City, siamo la decima squadra. Non è la decima, la nona, sono le potenzialità della società. È la potenzialità del gruppo che ha acquisito una società di calcio. Io sono tutta la vita, ecco, che venga, e soprattutto che vengono questi grandi a investire. È chiarissimo il suo concetto, mister. Noi per il momento la salutiamo, ma sappiamo che dopo ci tornerà a trovare. Roberto, quando giocherà il Messina? È già da due settimane che... Ma mi hai scambiato per la Federazione Italiana Gioco Calcio, è pazzo. È veramente una cosa incredibile. Ma no, ma ho capito, ma che ne so io? So hai sempre tutto. Ah, ci sarà un motivo se sei il direttore, qualcosa... Ma che c'entra? Ma noi ci affidiamo la pubblicità. Diamo la linea alla pubblicità. Tra pochissimo ancora qui in diretta su Tele One, con 16 gol, tutto il calcio in Sicilia. Da oltre 40 anni lo studio dentistico Conte si prende cura del tuo sorriso. Siamo specializzati nel campo dell'ortodonzia, nella chirurgia, implantologia, terapia conservativa e preventiva e nella terapia del dolore. Seguici sui nostri canali social e prenota una visita di controllo. Siamo a Palermo, in via Serra di Falco 127. Edilizia RMP SRL. Edilizia Restauro Progetti. Da oltre 30 anni la nostra esperienza al vostro servizio. Per informazioni 091 779 0231 oppure info@ediliziarpsrl.com. La Fiora Costruzioni, oltre 40 anni di esperienza nel settore edile e delle costruzioni. Serietà, professionalità e alta qualità delle opere realizzate. Richiedi un preventivo allo 091 540 338 oppure visita il sito lafioracostruzioni.it. Il nostro negozio ha una storia di più di 100 anni. Prima c'era mio nonno, poi c'era mio padre e poi ci siamo stati noi figli, sia io che mio fratello. Oggi l'uomo entra qui e si veste dalla testa ai piedi. Lo facciamo uscire sicuramente vestito, perché chi entra in questo negozio trova qualità, cortesia e anche convenienza. Siamo ancora in diretta, 16 gol, tutto il calcio in Sicilia. Abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite d'onore per inaugurare questa prima edizione del nuovo format sul calcio di Tele One. Marzia, possiamo presentare il nostro ospite che è una firma storica del giornalismo sportivo. Grande nome del giornalismo, con noi Amedeo Goria. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi, anche perché poi, fra parentesi, mia figlia è fidanzata con un siciliano di Mazara del Vallo. E quindi anche qui ci sono legami. Possiamo dire che sono i migliori siciliani. Mazara del Vallo, Mazara del Vallo, Mazara ha due squadre in eccellenza e tra pochissimo ne parleremo, sia del Mazara che del Mazara 46. Goria, averla qui con noi è sicuramente un onore, ma è sicuramente un'occasione per parlare di nazionale italiana, perché lei è una firma... Posso del andare subito con Goria? Cioè, non volevo perché... No, una volta che abbiamo il maestro, perché lui, cioè, voglio dire... Sì, quello assolutamente. Che maestro, intanto grazie, ben trovato. Volevo... A voi... Ma maestro no, maestro mi fate sentire ulteriormente vecchio. Vabbè, sono dati di fatto. Vabbè, quanti sono? 70, 80? Quanti... No, guarda, ho amato moltissimo una giovane pittrice pochi giorni fa. Io mi occupo molto di quadri, di arte, eccetera, perché le ho chiesto quanti anni mi dai. Lei mi ha detto 50. Compro subito una tua opera. Allora Medeo, sto seguendo abbastanza distrattamente, però, perché questa fase di qualificazione agli europei mi fa anche abbastanza ridere, no? Perché in fin dei conti si qualificano le prime due, la terza va agli spareggi. È vero che siamo reduci da due fallimenti, due mancate qualificazioni. Sembrava così anche ai mondiali, infatti. Sembrava così anche ai mondiali. Ma non è che la nazionale italiana mi eccita più di tanto. Purtroppo i giocatori italiani sono abbastanza pochi adesso. Frattesi secondo me doveva giocare subito, in effetti questi giovani, qualche giovane particolarmente promettente come Frattesi, Spalletti deve buttarlo in campo. Infatti ci ha risolto la partita l'altro giorno contro l'Ucraina, insomma. Ma forse è meglio parlare di Palermo e Catania, che dite? Bravo danno, anzi senza forse no, sono d'accordo, più sono gioia, d'accordo. Visto l'ultimo periodo della nazionale italiana. Palermo e Catania, lei li ha seguiti? Come vede queste due nuove società, due nuovi gruppi societari? E questo grande entusiasmo. Entusiasmo sia a Palermo che a Catania, nonostante la sconfitta. Beh, voi due non io già seguivo il Palermo, voi due non eravate ancora nati. Quindi... Assolutamente. Guarda, io ricordo, adesso andavo a rivangare i ricordi, ricordo di essere stato, se non sbaglio, a Napoli nel 1979, quando ci fu una finale di Coppa Italia fra la Juventus del mio grande amico Giovanni Trapattoni. Io allora abitavo a Torino e lavoravo per il secondo giornale di Torino, che era la Gazzetta del Popolo. E poi nell'80 andai a Tutto Sport, eccetera. E ci fu, credo, a Napoli la finale fra Palermo e la Juventus. Vinse la Juventus. Infatti il Palermo credo abbia fatto tre finali di Coppa Italia. Purtroppo le ha perse tutte. E, fra parentesi, poco fa ero alla presentazione del profumo di un marchio marchigiano, il Pantheon, ed ero con la moglie o la compagna, non so se poi si erano sposati noi, di Sergio Brio, che in quella finale del 79 segnò. Fra parentesi, segnò un gol, poi segnò anche il Franco Causi. Vabbè, i ragazzi non se lo ricordano, Goria, noi che siamo più anziani. Dobbiamo concedere. Però è sicuramente bellissimo poterlo ascoltare. Tanto se lo ricordo. Lo ricordo, videocassette. I cartoni animati si ricordano. Segnò Chimenti subito, poi Brio l'1-1 e Causi ai supplementari, credo, 2-1. Bravissimo. Nando Granata è la nostra enciclopedia del calcio. L'allenatore, dunque, prima era stato Viciani, però in quella finale c'era Veneranda, credo. Veneranda. È vero, vabbè, è verissimo. Vabbè, Palermo, poi ricordo, vabbè, Palermo. Vabbè, sappiamo, Goria, sappiamo che tu, insomma, hai sempre avuto interessi verso la Sicilia. Perché? Perché lo dici? Direttore, dove vuole arrivare? No, ma lo sa, cioè, lo sa pure, lo sanno tu, cioè eri fidanzato qui, no? Amedeo si sa il fidanzato della figlia, l'ho già detto. Il fidanzato, quella era di Mazara. No, io per quanto riguarda, mai ho avuto delle amiche anche a Catania, insomma. lo sappiamo Amedeo. Sono guarda. Belle le siciliane. Amedeo, scusa, il Corriere della Sera ha fatto una paginaccia poco tempo fa, una pagina intera con l'intervista a mia ex moglie Maria Teresa Ruta, e il titolone ovviamente ricade sempre su di me. Hanno detto lasciai mio marito
marito, il mio ex Goria, perché vidi una sua agenda con 2000 numeri di telefono. È vero. Allora mi ha chiamato anche Cruciani e Parenzo alla Zanzara due martedì fa, sempre con queste storie di cui io mi vergogno anche, fra parentesi. Vabbè, ma non c'è nulla di strano, ormai dopo Grande Fratello, cioè, capito? Non vabbè, è che... È al centro del gossip. Vabbè, torniamo al calcio, Torniamo al calcio. A me piace parlare di calcio. Anche a me piaceva parlare un po' di gossip. Marzia vuole il gossip. Scusami, Marzia, Amedeo è un bell'uomo. È sempre stato un bell'uomo, è come il vino, Amedeo. Più passano gli anni, più diventa affascinante. No, pensa che quando io ero piccolo io avevo il complesso di essere bruttarello, perché ero più magro, avevo il complesso del naso, tanto che mia ex moglie mi sposò dicendo non se lo piglia nessuno, capito? poi passando abbiamo gli sentito... anni il viso si un po' assestato, vabbè, dai. Tornando a quell'argomento, quello iniziale, quello ancora calcistico della nazionale italiana di calcio, questo avvicendamento Spalletti-Mancini, Spalletti ha cominciato male con il pareggio con la Macedonia, lei ha detto che ha seguito distrattamente, però sicuramente... No, distrattamente nel senso che vedo le partite, però sai, oramai mi eccito di più a partite, magari del campionato o delle coppe europee in cui c'è in palio davvero qualcosa. È vero che Italia-Ucraina, l'Italia doveva assolutamente vincere, però dai, ci mancherebbe che non ci qualifichiamo se non fra le prime due. Che non, anche se gli spareggi ultimamente ci hanno portato sfortuna, ma dai, se non ci qualifichiamo per gli europei sarebbe l'ennesimo disastro. Campione europeo, dai, sarebbe l'ennesimo disastro. Sì, dai, non tutto, cioè non è che ogni volta può andare male, insomma. Invece oggi vedevo la partita del Catania, saltando un po' di palo in frasca, che è un po' la mia specialità, anche con le donne che dicono: ma tu cambi sempre argomento per spiazzare tutti. Ho visto la partita del Catania contro il Crotone, persa in casa immeritatamente con due pali e una traversa. Ne parlavamo poco fa. Con 20.000 persone al Massimino, vabbè. Il Catania non è che ha fatto una brutta partita. Il Catania ha fatto una buona partita. Soltanto da recriminare nella sfortuna. È stato molto sfortunato, Ma il Catania ha grandi ambizioni. A mio avviso può sicuramente lo fare. Aspetta, scusa, posso dire una cosa? Prego, direttore. Scusate, no, prego, interrompo soltanto perché volevo dire alla regia che siamo pronti per collegarci con Catania, con Umberto Teghini, che è un grande collega di Amedeo, tra le altre cose. Quindi magari tra pochissimo sarà qui con noi, quindi anche la possibilità di questo incontro Goria. Allora, per restare in tema, scusate, per restare in tema, Amedeo, sarai all'Isola dei Famosi? No. No, guarda, ti dico la verità, io dovevo fare l'Isola dei Famosi, ero stato. Poi è successo che avevo anche strappato un buon contratto. Il problema fu che ho qualche estrasistole cardiaca, e allora questo fa sì che aspetta che mi sposto un attimo. Dall'altra parte, io sono irrequieto. Sì, ma tanto siamo in diretta, non è un problema. E allora qualche strassistro, allora dovete sapere che le compagnie assicurative dell'Isola dei Famosi, visti certi precedenti, sono piuttosto preoccupate che uno si faccia male, eccetera. Allora mi hanno escluso l'ultimo momento. Poi Alfonso Signorini mi ha voluto al Grande Fratello, ci sono stato un mese e mezzo. Insomma, è stata un'esperienza anche questa. Io dico sempre che nella vita più esperienze si fanno, meglio è. Io adesso sto preparando anche una cosa teatrale, la Cena dei Cretini. Ho fatto un libro che è abbastanza divertente sui social, sui siti di incontro. Pensa che non ne ho anche più, e il titolo è questo: due app, cioè due cuori e un'app. Due cuori e un'app, attualissimo. Due cuori e un'app. No, senti, hai pubblicato anche un libro, mi pare, no? Sì, hai pubblicato in cui io traccio 10 profili, 10 identikit di donne, e la mia collega Sabina Ciappa traccia 10 profili identikit di uomini in cui uno può identificarsi, con vari rimandi anche storici. Ci sono anche gli uomini nei tuoi interessi, Amedeo?
Ma io amo la bellezza e quindi amando la bellezza cosa faccio? Guardo anche i belli uomini e li invidio anche perché quando ecco, sono spero molto che ti fermi il lì comunque. Il direttore sta sta mettendo in moto, direttore. Guarda, Medeo è talmente camaleontico che ti ci può aspettare che ti, si fa fidanzato con che ne so con Lippi, che ne so, con qualcuno, capito? Ha parlato di un bell'uomo. Direttore ha detto Lippi nazionale. Sì. Noi abbiamo un WhatsApp di un amico da Ebbene sì. Sulla nazionale, Marzia. Salve Mister Goria, la seguo da sempre. Vorrei sapere da lei come mai in Italia prima nascevano fenomeni come Baggio, Del Piero, Pirlo ed ora non ci sono più talenti? Problemi cominciano dalle scuole calcio? O il calcio ormai è solo una questione di soldi? Bella domanda. A proposito di Lippi e dell'epoca in cui era il CT della nazionale, possiamo dare una risposta? Amedeo. Fra parentesi, Lippi è stato anche il CT che io ho seguito molto per i mondiali del 2006 per la Rai, in cui c'erano quattro giocatori del Palermo, campioni del mondo del 2006. Sì, sì, sì. Scusami, Amedeo, puoi andare un po' a sinistra, la tua sinistra. Sì. Ecco. Non ti vediamo. Ecco qui. Lo avevamo perso. ottimo. Il discorso è questo. Innanzitutto il calcio è ormai diventato veramente soprattutto un grande business e quindi chiaramente si comprano i giocatori stranieri. Cioè il Milan in certe partite non ha neppure un giocatore italiano, oppure a Calabria, insomma, che per parentesi non era neppure convocato per la nazionale. Quindi i grandi campioni del passato non ci sono, ma allora i giocatori si divertivano a palleggiare, a dribblare, a saltare l'uomo. Adesso anche alle scuole calcio ci sono questi allenatori che chiaramente che sono maniaci della tattica e del risultato, forse strategici, e quindi sono più attenti ai blocchi degli avversari, alle strategie tattiche che alla valorizzazione di quelle che sono le qualità tecniche di un gioco che è bello anche quando è un po' funambolico, insomma. E quei grandi giocatori che abbiamo citato, che ha citato l'ascoltatore, veramente erano dei funamboli. Però io credo che poi andando a generazioni, perché poi anche il calcio va a generazioni, per esempio adesso pensa alla Germania che è sempre stata fortissima, adesso a livello di nazionale è in grande crisi perché non ci sono nuovi giocatori, anche se ne prendono. Poi la Germania chiaramente ha giocatori naturalizzati tantissimi, però per quanto riguarda l'Italia io penso che di nuovi giocatori stiano cominciando a venire fuori. Frattesi, per esempio, che ha segnato l'altro giorno, è uno di questi. Grandi fenomeni forse non li abbiamo, abbiamo tanti buoni giocatori che probabilmente Spalletti io credo che riesca a svezzare bene in nazionale per fargli fare un buon europeo e poi per qualificarsi ai prossimi mondiali. Bisogna forse avere pazienza, così come per pochissimi minuti dovranno avere pazienza i nostri amici telespettatori. Noi mandiamo ancora una volta una fascia pubblicitaria e tra pochissimo saremo ancora qui per parlare con Amedeo Goria, ci raggiungerà Umberto Teghini e poi tutto il calcio siciliano con il Messina, la Serie D e il campionato di eccellenza. Tra poco. Da oltre 40 anni lo studio dentistico Conte si prende cura del tuo sorriso. Siamo specializzati nel campo dell'ortodonzia, nella chirurgia, implantologia, terapia conservativa e preventiva e nella terapia del dolore. Seguici sui nostri canali social e prenota una visita di controllo. Siamo a Palermo, in via Serra di Falco 127. Edilizia RMP SRL. Edilizia Restauro Progetti. Da oltre 30 anni la nostra esperienza al vostro servizio. Per informazioni 091 779 0231
oppure info@ediliziarpsrl.com. La Fiora Costruzioni, oltre 40 anni di esperienza nel settore edile e delle costruzioni. Serietà, professionalità e alta qualità delle opere realizzate. Richiedi un preventivo allo 091 540 338 oppure visita il sito lafioracostruzioni.it. Il nostro negozio ha una storia di più di 100 anni. Prima c'era mio nonno, poi c'era mio padre e poi ci siamo stati noi figli, sia io che mio fratello. Oggi l'uomo entra qui e si veste dalla testa ai piedi. Lo facciamo uscire sicuramente vestito, perché chi entra in questo negozio trova qualità, cortesia e anche convenienza. Bentrovati ancora in diretta, 16 gol, tutto il calcio in Sicilia. Siamo in collegamento con Amedeo Goria, siamo aperti ai vostri messaggi da casa. E Marzia, c'è una curiosità, proprio un messaggio per Amedeo Goria. Ebbene sì, i messaggi per Amedeo sono tanti e tante curiosità. Iniziamo subito, buonasera. Una domanda per Goria. Data la sua esperienza in Rai, in trasmissioni sportive, quali sono le sue sensazioni sul Palermo? Grazie Mauro. Beh, il Palermo ha giocato tre partite, ha fatto 7 punti, no? Ha cominciato bene, d'altronde è una squadra importante, insomma, una squadra importante, ha fatto anche degli ottimi acquisti, l'allenatore è un allenatore super adulto come Corini, che tutti conosciamo, che qualcuno discute anche, mi dicevano, però insomma Corini comunque è un allenatore di grande esperienza. Io penso che il Palermo davvero possa tornare in Serie A. Io ricordo le tante epoche del Palermo, le tante annate del Palermo, ricordavo prima quelle del 79, quella con Franco Sensi quando fu presidente, ricordo anche quando fu il presidente, chi era, quando mise... quando ci fu presidente Sergio D'Antoni, ricordo che lo intervistavo, il sindacalista Sergio D'Antoni, sì. E poi soprattutto io ero legato, ma a livello di simpatia ero stato anche a casa sua in Friuli, al grande Zamparini, che è stato 16 anni credo presidente del Palermo, che è scomparso un anno e mezzo fa e al quale tanti ricordi sono legati. Poi le tante squadre del Palermo, i tanti allenatori, ha avuto anche, credo, cioè Zenga è stato allenatore, sì, del Palermo, sì, sia del Palermo che del Catania in Sicilia, sì, però ha lasciato più traccia a Catania, credo. Assolutamente, Palermo, sì. Più fortunato, no, dico Walter, perché Walter è testimone di nozze di mia ex moglie, quindi figurati, quindi insomma si ritorna sempre a quell'argomento, ritorniamo agli incroci familiare dei personaggi e della vita. Assolutamente. No, Palermo, vabbè, quante trasferte, quante cose. Chi era Baccaglini? Io ricordo che una Baccaglini volta Baccaglini tatuò il logo del Palermo, quel presidente che poi... ma era quello delle Iene, Baccaglini. Esattamente. Allora, no, ricordo per esempio che cosa successe. Successe appunto che io venni a Palermo per una partita della nazionale, non so quale, e c'era Baccaglini che stava diventando, che in pratica era già diventato presidente, e mi mandarono per l'appunto a intervistarlo, no? E tutti a notare una cosa di questo Baccaglini, che siccome aveva un'esperienza televisiva con le Iene, non aveva il minimo impaccio che molti presidenti hanno, che molti personaggi del calcio possono avere, e lui ti guardava dritto in camera,
e questa era una sorpresa di questo Baccaglini, che un elemento di particolare, potremmo stare qui a parlare ore, ma siamo, noi dobbiamo andare avanti. La ringraziamo tantissimo. Grazie, grazie. Io farei un applauso. Viva la Sicilia! La Sicilia. Naturalmente, grazie mille. Grazie ancora per aver inaugurato questa edizione di 16 gol, tutto il calcio in Sicilia e tutto il calcio in Sicilia. Dobbiamo parlare ancora di tanti argomenti, tra cui il Messina nel campionato di e qui Serie. Abbiamo il Musso che sicuramente insomma è preparato. Il Musso anche, è preparatissimo anche il Granada, ora non li interroghiamo. Scusate, non li fate parlare loro due, se ne ho capito. Abbiamo avuto sono troppe special guest. Abbiamo gli opinionisti, non li sfruttiamo. Io a Musso volevo chiedere una cosa, perché Messina ancora una volta un rinvio. Lui ci spiegherà i motivi di questo rinvio contro il Taranto. Sì. Il motivo questa volta è prettamente logistico, perché purtroppo dopo il derby pugliese tra Taranto e Foggia, il settore ospiti dello stadio Iacovone di Taranto ha avuto un incendio a causa di un fumogeno che è caduto su dei materiali infiammabili, quindi lo stadio è tuttora inagibile. Quindi dopo il primo rinvio il Messina è costretto a scontarne un altro. Insomma, mi verrebbe da dire piove sul bagnato per una società, una squadra che veramente negli ultimi anni non riesce a trovare pace. Mi riesce incredibile tanta difficoltà capire tanta com'è possibile per che una città come Messina non riesca a trovare un po' Nando, di serenità. Nando, ma il Messina secondo te può salvarsi in questa Serie C difficilissima? È una Serie C difficilissima quest'anno. Sì, può, secondo me, nonostante la difficoltà del campionato, si può salvare, perché l'allenatore è un allenatore preparato, è bravo. È stato fatto un mercato intelligente da parte del direttore sportivo Domenico Roma, hanno preso giocatori funzionali e congeniali al modulo dell'allenatore. Secondo me possono salvarsi anche senza play-out. Però mi confermi, Nando, che al di là di qualche nome, come quello per esempio di Marco Firenze, questa squadra è un po' povera di talenti. E questo qui magari lo chiediamo anche al nostro super ospite Giuseppe Bevacqua, in collegamento da Messina, il corrispondente di Tele One da Messina. Ciao Giuseppe, ci senti? Sì, vi sento, mi sentite voi? Eccolo qua, non l'ho sentito. Buonasera, benvenuto. Mi sentite? Sì, perfettamente. Chiaro. Okay. Tu hai seguito il Messina anche nell'amichevole contro la Valletta, l'amichevole di settimana scorsa. Sì, diciamo nel come è stato definito l'allenamento condiviso. Diciamo, il nuovo termine, allenamento congiunto. Sì, perché diciamo, è stato un sistema per evitare problemi arbitrali e così via. Però al di là di questa interpretazione, io sentivo giocatori giovani. Sicuramente Messina, per me è un grande piacere poter ritornare a parlare del Messina, perché sganciarmi dalla cronaca e ritornare a parlare di calcio è molto più piacevole, ma sicuramente anche molto più soddisfacente per una città che ha sofferto e non poco. Parlo dei tifosi. La squadra del Messina è una squadra troppo giovane per questo campionato? Questi giovani, come è organizzata? Guarda, è un mix. Rispondendo alla domanda di Giuseppe, è un mix, perché sono stati riconfermati giocatori come Fumagalli, il portiere che comunque c'è una certa esperienza. Ragusa ha fatto campionati Serie A e di Serie B, hanno preso gente come Maus, lo stesso Firenze che diceva Peppe, che ha tanti campionati di Serie C alle spalle e di B. Secondo me è un giusto mix tra giovani e tra virgolette anziani. Secondo me il mister saprà dare il giusto apporto a questo mix. Noi ringraziamo tantissimo Giuseppe Bevacqua per averci fatto compagnia, averci fatto un punto sul Messina. Grazie Giuseppe. Grazie mille. Tornerai sicuramente a farci compagnia. Grazie a voi. E noi andiamo avanti. Roberto, questo sì, no, volevo intanto adesso dalla regia proveranno a collegarsi con Umberto Teghini, perché il punto sul Catania è importante. Però ricordiamo ai nostri amici che dobbiamo aprire con il campionato di eccellenza. C'è ancora il Trapani. C'è il Trapani. Oggi mi sa che le due ore non basteranno. Sì, due ore non basteranno. Dobbiamo fare gli straordinari. chiederemo qualche cosa in più. Vediamo. Abbiamo Umberto Teghini in collegamento. Eccolo qui, finalmente lo possiamo salutare. Eccolo. Allora, questo Catania, tantissimo entusiasmo per la gara contro il Picerno. Come arriva la squadra rosso-azzurra? È un Catania che, secondo me, al di là della sfortunata prestazione col Crotone, dove ha colpito tre legni, ha perso poi 1-0, è un Catania che ha giocato bene, che sa quello che vuole e che ha bisogno però di tempo
per mettere in condizione la squadra di diventare squadra. Quindi tecnicamente è un Catania da prime posizioni, non so se è un Catania al momento da primo posto, però è un Catania sicuramente che vedo in questo momento tra le prime cinque, considerando che c'è la Turris, che è un po' la sorpresa di questa stagione. In queste prime due partite ha battuto già il Benevento in casa e addirittura poi ha battuto anche il Crotone in trasferta. Questo inizio sorprendente. Roberto, tre gol all'una e tre gol all'altra. No, grazie Umberto per il tuo contributo, che insomma tu sai quanto ti stimo, insomma, ed è veramente una grandissima opportunità quella di parlare con la città. Tu che sei un attento osservatore dei movimenti, in modo particolare anche societarie, di questo Catania, quanta credibilità ha nei tifosi e quanta credibilità ha in realtà secondo le potenzialità per fare il salto? Beh, credo che dal punto di vista societario non si potesse chiedere di meglio. C'è un gruppo che ha investito sulla città, che sta investendo sulla città, un gruppo che ha le idee chiare, anche se il presidente viene ogni 15-20 giorni, è comunque presente nei momenti importanti. C'è Vincenzo Grella, che è il suo braccio operativo, il vero presidente sul campo. Grella si è trasferito a Armi e Bagagli a Catania, quindi ha una presenza costante, e questa è una garanzia per la città e per i tifosi. Dall'altra parte dico anche la città, che adesso ha un'amministrazione, deve dare delle risposte, perché loro stanno investendo, appunto, il gruppo Pellegra, e quindi la città deve essere pronta, a cominciare dalla disponibilità anche dei campi d'allenamento, per esempio, perché il Catania non dispone di un centro sportivo. Lo vuole fare Pellegra, vorrebbe realizzarlo, perché a Torre del Grifo per il momento non è possibile arrivare per motivi che sono legati al fallimento. Quindi dicevo, c'è grande credibilità, lo hanno dimostrato già i quasi 14.000 abbonati, la campagna abbonamenti grande si chiuderà. Sì, e penso di sì, credo che sia al settimo posto, ottavo posto Italia, compresa la Serie A. Tra tutte le società italiane, anche quelle di Serie A. Marzia, abbiamo un messaggio. Sì, arrivano tanti sms stasera, iniziamo subito con il botto, direi, come prima puntata. Tantissima partecipazione dai nostri amici da casa che possono scriverci su WhatsApp. E domanda rivolta a tutti: riusciremo a vedere la Sicilia grande a livello calcistico con squadre importanti sia in Serie A, Palermo, Catania, e Serie B, Messina, Siracusa, Trapani, Licata? Siete fiduciosi? Passo a voi la parola. Ecco, ma chiediamolo a Umberto De Ghini, cioè abbiamo lì. Meglio lui. Cioè, meglio lui che noi, insomma. Io credo che oggi la cartina tornasole del calcio siciliano sia anche il momento che sta attraversando la nostra regione, e Roberto lo sa, ne parliamo quotidianamente dei problemi che ci sono per quanto riguarda l'economia, la finanza in generale, gli investimenti in questa terra. Allora, a Palermo sono dovuti arrivare appunto l'Emiro, eccetera eccetera, a Catania Pellegra dall'Australia, a Messina c'è sempre Sciotto che a fine stagione dice sono pronto ad andare via, quindi a Trapani non c'è un trapanese, mi pare, alla guida della società. Cioè, cosa significa? Oggi il calcio si è liquefatto rispetto a quello del passato, servono capitali, servono investimenti importanti. Ma la domanda di base è: oggi chi investe nel calcio? Chi può investire anche sul territorio, evidentemente, chi ha un tornaconto? Quindi Palermo e Catania hanno possibilità di tornare in Serie A quanto prima, speriamo anche il Messina, come nel 2006-2007, quando avevamo tre formazioni in Serie A, Catania, Messina e Palermo. Per il resto non mi pare ci siano grandi potenzialità, con tutto rispetto per l'isola. Anche a Siracusa, per esempio, è cambiato il presidente, si chiama Ricci, non è appunto siracusano, era sponsor fino all'anno scorso e adesso ha preso appunto la guida della società. Cioè, abbiamo sempre bisogno di capitali esterni, perché in Sicilia nessuno investe più nel calcio, perché non c'è un momento, diciamo, positivo dal punto di vista economico. È una bella sfida, tu hai nominato il Trapani e noi ti ringraziamo. Tra poco ci sarà Mussi, infatti. Sì. Qui l'assist che ci ha fatto. Umberto, grazie, in bocca al lupo per tutte le tue cose. Grazie mille. Grazie per essere stato qui con noi. E tra pochissimo il direttore sportivo del Trapani, Andrea Mussi, sarà con noi. Un Trapani, Nando, super protagonista di questo campionato di Serie D.
Assolutamente, assolutamente Filippo, ad oggi è la favorita numero uno in attesa appunto della nuova regina, anzi la Fenice Amaranto. Com'è? Fenice Amaranto, il nuovo nome. Chiamata, però ad oggi per la squadra che ha costruito il direttore sicuramente è la squadra superiore, accreditata per vincere il campionato, non vedo altre. E noi tra pochissimo ne parleremo ovviamente qui in studio con i nostri opinionisti e in collegamento Andrea Mussi, il direttore sportivo del Trapani, ma ci anche l'allenatore dell'Icata, anche l'allenatore dell'Icata verrà a trovarci. Infatti, che poi no, ma c'è poi tutto il campionato d'eccellenza. Abbiamo mezz'ora di tempo, però ne parliamo dopo. Abbiamo mezz'ora, sarà una mezz'ora molto caliente. Ricca, molto ricca. A tra poco. A tra poco. Da oltre 40 anni lo studio dentistico Conte si prende cura del tuo sorriso. Siamo specializzati nel campo dell'ortodonzia, nella chirurgia, implantologia, terapia conservativa e preventiva e nella terapia del dolore. Seguici sui nostri canali social e prenota una visita di controllo. Siamo a Palermo, in via Serra di Falco 127. Edilizia RMP SRL. Edilizia Restauro Progetti. Da oltre 30 anni la nostra esperienza al vostro servizio. Per informazioni 091 779 0231 oppure info@ediliziarpsrl.com. La Fiora Costruzioni, oltre 40 anni di esperienza nel settore edile e delle costruzioni. Serietà, professionalità e alta qualità delle opere realizzate. Richiedi un preventivo allo 091 540 338 oppure visita il sito lafioracostruzioni.it. Il nostro negozio ha una storia di più di 100 anni. Prima c'era mio nonno, poi c'era mio padre e poi ci siamo stati noi figli, sia io che mio fratello. Oggi l'uomo entra qui e si veste dalla testa ai piedi. Lo facciamo uscire sicuramente vestito, perché chi entra in questo negozio trova qualità, cortesia e anche convenienza. Marzia, torniamo in diretta, abbiamo un super ospite, il direttore sportivo del Trapani. Andrea Mussi. Eccolo. Salve direttore, buonasera. Buonasera. Buonasera direttore. Buonasera a tutti. E allora subito, il Trapani è uscito alla scoperta, la dichiarazione del presidente Antonini, faremo la stessa cosa del Catania, seguiremo le orme del Catania, a marzo saremo già in Serie C. Queste sono le vostre ambizioni? Più chiari di così? Sono le nostre ambizioni, ma anche le nostre pressioni, tra virgolette, perché sicuramente il presidente è una persona vincente, una persona convincente. Scusate, la persona prego, la vediamo. Coinvolgente, e di conseguenza non risparmia i suoi pensieri a renderli pubblici. Sicuramente la squadra è stata costruita per un obiettivo solo, vincere. È ovvio che non si può vincere oggi, ma si deve aspettare
la matematica. Poi, come dice il Presidente, se fosse marzo saremmo contenti tutti, ma io, come dico io e il mister, l'importante è che sia maggio, essere vincenti. Nando, hai una domanda per il direttore? Sì, una domanda sul mercato. Direttore, ormai ci può rispondere, perché tanto domani credo termina il mercato dei dilettanti. Hai costruito una squadra importante, un centrocampo importante, hai preso Sbrissa, Calafiore, a quadro. Però ci puoi dire quanto sei stato vicino a prendere Guido da Vidal Pistoiese? Ma sinceramente ho parlato diverse volte col suo agente, che poi è anche un amico, Daniele Amerini. Sì. E siamo stati vicino, poi per una serie di motivi lui si doveva svincolare, poi noi abbiamo scelto giocatori con caratteristiche diverse, alla fine non si è conclusa, però sicuramente abbiamo un paio di settimane abbondanti, abbiamo chiacchierato con lui e il suo entourage. Okay, direttore, era perché è amico suo e quindi era una questione di conflitti di interesse. Tanti ragazzi che il Granata poi è procuratore. Fa gli interessi. Tanti ragazzi palermitani sono a Trapani, c'è Bollino, c'è Calafiore, c'è Cangemi, quindi conosco un po' la realtà. Giocatori. Marzia, abbiamo. No, aspetta, che forse Mussi voleva aggiungere qualcosa perché sa di più. Direttore, prego. No, ha scoperto. No, amico suo, amico mio, cioè anche gli agenti sono tutti amici miei, perché io ho giocato dal basso all'alto, certo. Anzi dall'alto al basso, quindi conosco tutti e sono amico di tutti. Se si dovesse fare una squadra con gli amici, ho ricevuto 40 telefonate dicendo non ho mai preso un giocatore. E che poi non si vincono non partirà, i campionati. Non sarà indagato Granata praticamente. No, Marzia, prego. Marzia. Libero. E iniziamo subito con i messaggi per il nostro mister. Allora, buonasera, sono Giuseppe e vivo a Valderice. Una curiosità, in Serie D vale sempre la regola degli under in campo? Inoltre vorrei sapere quali sono gli obiettivi del Trapani quest'anno. Grazie mille e complimenti. Direttore, abbiamo già risposto alla domanda, posso aggiungere anche qualcosa? E quanto è difficile costruire una squadra seguendo la regola degli under? È molto difficile perché nella costruzione l'under ti condiziona, perché non ne devi prendere uno solo, devi fare almeno le coppie oppure cercare di fare un numero di under dove il mister possa sostituire gli under con un over e mettere l'under dall'altra parte. Quindi a volte è più una formula matematica che solo conoscenza di calcio. Comunque, rispondendo al tifoso, gli under sono ancora una regola che esiste in Serie D e ne devono giocare 4 obbligatoriamente. Eh sì, questo lo sappiamo. Una curiosità in chiusura, prima di ringraziarla per aver fatto averci reso partecipe di quelli che sono i progetti del Trapani, questo stravolgimento dei calendari con la presenza della regina, quanto va a cambiare nei programmi di una società? L'inserimento della regina, scusate. Sicuramente dal punto di vista di organizzazione ci ha un po' scombinato, perché avevamo 2 trasferte già programmate, però alla fine è solo una questione di aggiungere qualche partita infrasettimanale. Sicuramente fa strano dopo la prima giornata inserire una società e cambiare il calendario, penso sia la prima volta in assoluto, credo, io non mi ricordo, mi ricordo dei ritardi. Fatto atipico, sì. Grazie direttore, noi facciamo il tifo anche per il Trapani e per tutto il calcio in Sicilia. Poi per tutte le siciliane. Speriamo che una siciliana possa vincere, come è successo l'anno la scorso, Champions. Il campionato. La Champions. No. Purtroppo magari non è giusto. Meno comunque la famiglia è quella. Il campionato di Serie D, il girone I. Una rappresentanza siciliana. Capito? Una squadra almeno una Champions. Comunque, direttore, attualmente la squadra detentrice della Champions fa parte dello stesso gruppo del Palermo, quindi. Okay. Bravissimo, vedi come bravo. Bravo. Grazie mille. Grazie, alla prossima. Complimenti al Trapani che ha costruito veramente un'ottima squadra. Un'altra squadra che ha fatto sicuramente bene nel campionato di Serie D in questa prima giornata è stata il Licata, che ha vinto il derby contro
L'Akragas un po' a sorpresa. Peppe, hai avuto modo di vedere questa partita? Derby molto sentito, derby sentitissimo. Sì, un derby sentitissimo. Anzi, ne approfitto per dire che è veramente brutto ancora nel 2023 vedere trasferte mezze vietate, pochi biglietti, ma al di là di questo lo spettacolo c'è stato in campo. Io penso che l'Akragas abbia pagato molto lo scotto della nuova serie, la nuova categoria. Salto di categoria. Sì, ho visto un Licata non tanto più forte in termini di singoli, ma molto più abituato a giocare in Serie D, e questo ha pesato soprattutto nella prima fase della partita. Poi l'Akragas è venuto fuori, però il risultato parla chiaro, un 4-1. Che non personalmente lascia... credo che l'Akragas abbia fatto una partita migliore del Licata e non meritava assolutamente di perdere. Sì, però purtroppo... L'ho vista perché giusto, ero lì e quindi... Purtroppo nel calcio contano anche... Quindi sei d'accordo con me? Insomma. Posso essere d'accordo? L'Akragas meritava... Allora, in linea teorica, posso essere d'accordo. Non è d'accordo. Ma perché conta quando la palla passa la linea? Quindi, secondo il direttore, è un risultato meno amaro. Secondo Nando, alla fine, a me. E anche strutturalmente, l'Akragas, per esempio, a centrocampo, ha un centrocampo solido, molto forte. E dei colpi che sono un po' dei gioielli. Yama, ex giocatore del Catania. Vedi? Adesso Morimoto, si attende il ritorno di Morimoto in Sicilia. Marzia, se la regia lo rende possibile, ma sicuramente lo faranno, noi abbiamo una notizia da leggere. È un aggiornamento della città di Siracusa. Un aggiornamento di mercato. Di 7 ore fa, Ciro Favetta è l'ultimo colpo di mercato del Siracusa, attaccante classe 94, che ha giocato con le maglie di Brindisi e Casertana. Ebbene sì, il nuovo acquisto della Siracusa. Chiudiamo questo discorso Licata. Nando, questa può essere una squadra pronta per il salto di categoria? Salto di categoria non lo so, però è una squadra formata bene, un allenatore molto molto forte che sa lavorare bene con i giovani, una squadra che gioca a 3-5-2, che sa quello che deve fare già da 2-3 anni, e ragazzi che si conoscono da tempo, perché comunque ogni anno riconfermano quello zoccolo duro, e prendono giocatori funzionali al modulo dell'allenatore, quindi è una squadra che sicuramente può fare bene e secondo me può ripetere l'annata scorsa rifacendo i playoff. E a proposito di dilettanti, di quello che è il calcio dilettantistico, apriamo soltanto per un momento la pagina del campionato di eccellenza. Noi seguiremo da vicino il girone A del campionato di eccellenza ed il girone B, perché 16 gol ha il piacere e l'onore di essere patrocinata dalla LND Sicilia. Roberto, tu sicuramente vorrai dire... Assolutamente sì, ma più che dire, io vorrei intanto ringraziare ufficialmente il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, che ascoltiamolo, perché gli abbiamo fatto un'intervista alla presentazione del calendario. Direttamente in Lega, durante la presentazione dei calendari, quindi ascoltiamo Sandro Morgana. Presidente, una nuova stagione, come diceva in apertura di questa presentazione, sicuramente sarà una seconda stagione ancora normale. Ma quali sono i punti di riferimento della LND quest'anno? Beh, intanto sì, io spero che sia ancora una stagione normale, perché non bisogna mai abbassare la guardia, dobbiamo stare sempre molto attenti a quello che il destino ci può riservare, quindi per carità facciamo gli scongiuri e speriamo che sia una stagione normale. E quali saranno? Saranno innanzitutto vigilanza, attenzione e sostegno alle società che si debbono adeguare a quella che è la riforma del mondo dello sport, quindi l'introduzione del lavoro sportivo, che segna, come voi ben comprendete, una riforma epocale del nostro sistema. Il nostro sistema cambia radicalmente nella misura in cui ciascuno di noi saprà cavalcare questa onda. Vedete, io ho una visione molto romantica del mondo del calcio, no? Io sono
sono affezionato a determinate cose che hanno fatto la storia del calcio in Italia. Ho fatto l'arbitro di calcio in un momento in cui quelli erano i tempi che, ai quali ora faccio riferimento. Io sono un romantico e quel rimpiango, ma non sono nostalgico, e quindi capisco che il mondo cambia, che questo sistema sta cambiando. Tutti noi dobbiamo avere la capacità di adeguarci a questo cambiamento, di seguire questo cambiamento, e se le società stanno dimostrando questa attenzione, questa presenza, questa costanza, il compito che io ho, ed è quello che veramente mi impegna, è quello di stare vicino, di sostenerli, di informarli, di formarli e di fare in modo che questa cosa venga, come dire, affrontata nella maniera migliore. Vuole mandare un messaggio che credo a lei stia particolarmente a cuore, quello contro la violenza sui campi, contro ogni violenza di genere poi. Certo, quello è, come dire, delle tre questioni che io ho affrontato, l'impiantistica, la nuova legge, la violenza, diciamo, quello è quello che ci riguarda più direttamente, cioè della serie ci facciamo male con le nostre stesse mani, quindi evitiamole queste cose, cerchiamo di avere rispetto per gli altri in generale, cioè perché bisogna avere rispetto per il compagno, rispetto per l'avversario, rispetto per l'arbitro. Affrontiamo, diciamo, le grandi questioni che veramente abbiamo sulle spalle senza crearcene altre. La violenza non ci sta con il calcio, non ci sta con lo sport. Sono cose completamente diverse. Certo, io mi rendo conto che dobbiamo stare molto attenti ai più giovani, i quali magari questi messaggi che vengono trasmessi, questa violenza che è imperversa nella nostra società, soprattutto la violenza sulle donne, la violenza di gruppo, è una cosa veramente orrenda, oscena. Dobbiamo salvaguardare il nostro sistema, dobbiamo essere pronti non soltanto con le attività di repressione, ma con quelle di educazione, cioè fare funzionare bene i nostri nuclei antiviolenza. Marzia, abbiamo un altro ospite in collegamento direttamente da Licata. Ebbene sì, con noi l'allenatore di Licata, Giuseppe Romano. Buonasera mister. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Sicuramente soddisfatto dopo questo inizio di campionato, ne abbiamo già parlato, però come ha visto la sua squadra? Ma devo dire che è stata una partita bella, a prescindere dal risultato, perché c'era una grande cornice di pubblico, una partita sentita dalle piazze, poi è stata una bella partita. Poi lei conosce molto bene questo tipo di derby, lei ha giocato anche nel Licata. Sì, ho giocato nel Licata, ho fatto tantissimi derby nella mia carriera da calciatore, Catania, Messina, un po' di derby li ho fatti. Ma questo era un derby particolare, perché era un derby che non si disputava da almeno più di 10 anni, c'era un clima particolare, per cui diciamo che il risultato è stata la ciliegina poi sulla torta per quello che abbiamo fatto, a prescindere dalla prestazione. Nando, hai una curiosità sul mister? Sì, innanzitutto devo fare i complimenti al mister, perché lavora ogni anno con squadre giovanissime. Quest'anno, a parte Calaiò, Valenti e Orlando, che sono super giù trentenni, poi l'età media della squadra è bassissima. Mister, ti volevo chiedere, come hai ritrovato l'ansia dopo l'esperienza a Empoli? Allora, cominciamo a dire che da 2 anni a questa parte, questo è il terzo anno che noi come la società ogni anno cerchiamo di fare sempre dei campionati con giovani in rosa. L'anno scorso siamo stati la seconda squadra in Italia, a parte quella del nostro girone, la squadra più giovane, ma siamo stati in Italia la seconda squadra più giovane del campionato. Quest'anno, da quello che leggiamo su Transfer Market, siamo la squadra più giovane anche quest'anno nel nostro girone, per cui siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto in questi anni. L'ansia è un giocatore che già 2 anni fa era con noi in prima squadra, e si vedeva che era un ragazzo già di prospettiva, tanto è vero che l'anno successivo è andato all'Empoli e quest'anno è ritornato di nuovo con noi. È abbastanza cresciuto, ma queste esperienze sicuramente servono a giocatori giovani e di talento. Abbiamo un messaggio su WhatsApp proprio per lei, mister, quindi Marzia.
Salve, volevo sapere se Elicata quest'anno è pronta per fare il salto di categoria. Siamo una città che meriterebbe la Serie C, ma credo che ci vogliano ancora dei rinforzi al centrocampo. Cosa ne pensate? Mister, cosa ne pensa? D'accordo su questo centrocampo? È soddisfatto della sua rosa? Per essere soddisfatto della mia rosa sicuramente, abbiamo un organico interessante, giovani di prospettiva come dicevo prima, accompagnati da qualcuno di esperienza, e chiaramente in questo momento non siamo una squadra che può ambire a salto di categoria per vari motivi, a parte che ci sono squadre più attrezzate di noi come rosa, come organico, come budget, ma noi anche abbiamo un problema in questo momento di quello che è la struttura. Non abbiamo una struttura disponibile anche per l'anno prossimo, perché anche se il campo lo stanno riammodernando, il prossimo anno non sarà un campo adeguato alla Lega Pro, per cui sarebbe veramente qualcosa di impossibile in questo momento programmare una stagione per la Lega Pro. Però, e quindi chiaramente faremo un campionato, sicuramente cerchiamo di fare un bellissimo campionato come abbiamo fatto l'anno scorso. E Licata continuerà a provare a mantenere la categoria come ha fatto e soprattutto a far crescere questi giocatori giovani. Marzia, possiamo leggere il prossimo turno di Serie D? Sì, seconda giornata dopo la missione della Fenicia a Amaranto. Si comincia con Ragusa-Castrovillari, Portici-Ecani-Catti, AC Reali-Fenicia, Amaranto-Rinviata, Sant'Agata-Vibonese, Lamezia-Nuova Igea-Virtus, Gioiese Agragas, Licata Real Casal Nuovo, San Luca San Cataldese e Siracusa Locri. Sì, il Licata quindi contro il Real Casal Nuovo. Sì. Peppe, come vedi questa partita per la squadra di Mister Romano? Penso che il Licata arrivi lanciato dopo la vittoria nel derby, anzi mi unisco ai complimenti che hanno fatto i colleghi al Mister perché è stata davvero una grande partita. Spero che possa abbissare il successo perché comunque è una squadra che secondo me quest'anno può dire la sua in questo campionato. Io in realtà volevo chiedere al mister una piccola curiosità, ne abbiamo parlato prima anche, che si collegasse quanto infastidisce l'inserimento di un'altra squadra a campionato iniziato, in questo caso una squadra come la Regina, anche se non si chiamerà così, che però potrebbe andare un po' a scompaginare quello che era stato l'equilibrio a bocce ferme del girone di Serie D. Ma è chiaro che si sono stravolti un pochettino il calendario, è una squadra arriva in corsa, però è anche vero che arriva una piazza importante in questo campionato, come l'è stata negli anni precedenti, Palermo, Bari, e sicuramente sarà anche un valore aggiunto a questo campionato. Sì, un po' è stato stravolto il calendario, però è bello avere anche squadre così blasonate tra queste grandi piazze in un torneo come la Serie D. Torniamo un po' indietro negli anni, anche se Regina e Licata c'è sempre quella squadra, c'è sempre quella squadra nel campionato di Serie D che anche ad assaporare quelle partite che c'era una volta tra Regina e Licata negli anni Ottanta. Quando il mister era protagonista. Allora mister, noi non possiamo fare altro che ringraziarla per essere stato qui con noi e noi andiamo, quindi grazie mister, in bocca al lupo a Licata. Penso che l'in bocca al lupo si unisca a tutto lo studio. Assolutamente. Certo, per la gara di domenica. E noi andiamo a vedere quello, prima di aprire la pagina dell'eccellenza ed entrare nel vivo, quello che è il contributo del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, il Comitato Regionale Siciliano, Michele Giordano, che ha parlato, e quello degli arbitri è un tema molto discusso. È un tema delicato questo. Anche in queste prime avere giornate il presidente... del campionato di eccellenza ci sono state... No, avere il presidente, che è un presidente nuovo, è un presidente che sicuramente insomma, ha le idee chiare per come gli arbitri dovranno scendere in campo. Però credo che le idee se le devono schiarire un po' tanti tifosi che fanno parte di una fazione che andrebbe eliminata. Insomma, il concetto del contro l'arbitro è soprattutto di violenza. Ancora tanto da lavorare su questo fronte. Quindi l'RVM di Michele Giordano, prego la regia. Grazie.
Si apre una nuova stagione importante per la classe arbitrale naturalmente. Tra i dilettanti più difficoltà, meno difficoltà, più partecipazione. Che campionato vi aspettate? Allora, ci aspettiamo un campionato sicuramente difficile, impegnativo, ma questo non mi preoccupa, non mi spaventa, è il mio ruolo mi impone di pretendere dai miei arbitri un innalzamento delle qualità tecniche, un innalzamento dei comportamenti, tutto questo per soddisfare il duplice ruolo in cui io mi ritrovo, cioè che è quello di far crescere gli arbitri e di fornire un servizio sempre migliore alla società. Torniamo dunque in studio, sicuramente parole interessanti e anche qualche episodio che è stato discusso in questo weekend, nel primo weekend del campionato di eccellenza. Nando, ci sono state delle situazioni un po' dubbie, un po' al limite? Sì, c'è stata qualche situazione dubbia, però sugli arbitri bisogna dire una cosa, siamo in eccellenza, Serie D, qua sbagliano pure in Serie A, quindi... ci può stare, no, che qui sbaglia anche il VAR, quindi appunto questo... sbagliano anche i giocatori, sbagliano un po' tutti, sì, po', no, bisogna condannare la violenza, punto, basta. Gli uomini, gli arbitri sono degli uomini che devono fare il loro lavoro, e come ogni calciatore, come ogni allenatore, come ogni presidente, come insomma tutto il mondo del calcio può sbagliare. E pazienza, insomma, si va avanti. Poi secondo me a fine stagione tutti gli episodi si compensano, cioè magari ti va bene una volta, ti va bene l'altra, c'è una linea, un po' un bilancio poi a fine stagione, quello ci sono delle stagioni che... al netto di stagioni veramente sfortunate per alcune squadre, sono d'accordo con Nando, ti va male una volta, ti va bene un'altra, e poi alla fine gli episodi si compensano. Diciamo che è un modo di pensare vecchio, quello di applicarsi sempre, attaccarsi all'errore arbitrale. Vabbè, ma parliamo di calcio eccellenza, va? Eccellenza, che abbiamo, io è tutta la serata che abbiamo un di collegamento parlare. Incredibile per l'eccellenza. Marzia, il direttore sportivo del Profavare. Bene, sì, con noi Tino Longo. Buonasera, buonasera direttore. Buonasera a tutti. Buonasera direttore. Profavare tra le favoritissime di questo girone A, un mercato incredibile che porta la sua firma naturalmente, e una vittoria alla prima giornata. È soddisfatto? Vabbè, sì. Sicuramente. Cioè, naturalmente sì, sono soddisfatto, ma nella firma c'è anche un lavoro dietro, c'è la società che permette di prendere questi giocatori, e poi un lavoro che è cominciato già da qualche anno fa. Nando, un giocatore per l'eccellenza fondamentale, Ficarotta, poi Desiderio Garufo, questo Favara, ha delle rivali nel campionato di eccellenza, nel girone A? Favara è una corazzata, perché non ci sono solo Ficarotta e Garufo, ma il direttore quest'anno ha lavorato bene, ha preso pure Cannavò, che per l'eccellenza è un centrale, è un lusso. Ha riconfermato Boss, ha riconfermato lo Zoccolo Dure lo scorso anno, Vito Lupo, insomma la squadra è sicuramente la accreditata numero uno e vince il campionato, però attenzione alla Nissa, che sicuramente può dare fido alla torcia. La Nissa che ha vinto all'esordio. Marzia, abbiamo una domanda subito per ovviamente il direttore. Ovviamente iniziamo subito con i nostri messaggi su WhatsApp. Eccolo qui: grazie a lei è rinato l'entusiasmo a Favara. Finalmente dopo anni di purgatorio si respira aria positiva e si vede una grande squadra che da tempo mancava. Le chiedo, questa società che prospettive ha e dove può arrivare? Cosa manca per essere dei veri professionisti? Direttore. A lei, direttore. Allora, partiamo dal presupposto che è una società che esiste da tanto tempo, con le stesse persone, con gli stessi dirigenti. Questa è una cosa molto importante. Hanno mantenuto la categoria affinché si potevano diciamo rinforzare anche all'interno della struttura, e quindi è stato un progressivo crescendo. In sostanza hanno creato anno dopo anno entusiasmo loro già stessi come dirigenti. E poi da questo terzo anno che sono qui si è fatto un progetto per cercare di migliorare, insomma, a prescindere anche l'organizzazione di una società. E dove possiamo arrivare? Questo è il terzo anno, speriamo di arrivare
centrare l'obiettivo che si è prefissato. Direttore, il nostro Roberto Oddo ha una domanda per lei. Allora, io credo che intanto complimenti, perché ho visto come è formata questa struttura, questa società, è veramente una società ben organizzata e l'organizzazione alla base è sicuramente dei grandi risultati. Io la vedrei giocare contro la Macedonia del Nord, il Profumare. No, perché? Cioè, se avesse giocato facciamo una figura migliore rispetto a una pazzia dell'Italia di Mancini. Io avrei visto più il Profumare a giocare col Macedonia. Cioè, avrebbero vinto senza, passeggiando praticamente. No, a parte gli scherzi, comunque, direttore, credo che comunque il campionato d'eccellenza è veramente un grande contenitore di strutture, società e giocatori che possono dare al professionismo, d'accordo? Ma sì, io credo che l'eccellenza sia sempre un trampolino di lancio per qualsiasi giocatore, che in effetti abbiamo visto arrivare giocatori anche nei professionisti da questa categoria, poi magari scendere e quindi ritornare in patria, come si suol dire. Però sono convinto che in ogni caso, quando c'è un'organizzazione, come esempio insegna Licata, che è un grande allenatore, Pippetto Romano, che ha lanciato tantissimi ragazzi e continua il suo progetto sui giovani. Quindi bisogna prendere esempio proprio da Licata e da qualche altra società come Licata. La prossima partita della Profavara sarà contro il Mazara 46. Lì è una situazione abbastanza complicata. Mazara con due squadre che dividono un po' l'opinione pubblica, ma farebbe bene al campionato di eccellenza, secondo lei, una grande realtà forte con le due componenti, quella che fu la Mazzarese e il Mazara? Un parere personale. Ma ci saranno sicuramente delle situazioni che noi non conosciamo, perché ad oggi non riesco e non riusciamo nessuna delle persone addette ai lavori a capire perché esistono due società che alla fine sono nella stessa categoria. Però non è la prima volta che succede, probabilmente loro sanno i problemi che ci sono, quindi onestamente già mi bastano i miei, quindi posso fare solo i complimenti, che comunque continuano anche loro a mantenere queste categorie nella stessa città. Nando, tu come la pensi? L'ha detto il presidente Giacalone stesso, il presidente del Mazara, del Mazara 46 a fine partita, quando è finita la partita con lo Sciacca, ha detto proprio questo nell'intervista. Ha detto che unendo le forze si può creare un grande Mazara. Anche duraturo negli anni. Sì, assolutamente sì. L'ha detto il presidente stesso, quindi penso che abbia ragione lui. Direttore, abbiamo parlato della prossima partita, quindi come la vede? Il pronostico, poi ci sarà la Coppa, tanti impegni ravvicinati, sarà difficile, sarà una 10 giorni abbastanza difficile. Poi c'è la Champion per il Profavara. Coppa Italia, vogliamo basta. È come se fosse, capito? Uguale, direttore, come state affrontando questo Tour de Force? E come abbiamo affrontato sempre tutte le partite, con la massima serenità, di quello che parla il campo. Abbiamo una rosa abbondante messa a disposizione del mister, lui saprà fare, insomma, girare i giocatori. Io credo che chiunque entri in campo possa dare il suo contributo, visto che è una rosa abbastanza ampia, e poi insomma vinca il migliore. E allora noi la ringraziamo per essere stato qua con noi a 16 gol, direttore, in bocca al lupo per la partita di domenica, e ancora grazie. Grazie mille, una buona serata, arrivederci. Roberto, sarà una giornata abbastanza... Sì, no, io infatti qui con i colleghi Musso e Granata volevo guardare il prossimo turno, se la regia ce lo fa vedere. Regia, prossimo turno vedere il prossimo di eccellenza, ce lo legge Marzia. Ecco. Eccolo. Accademia Trapani Geraci, Aspra Castellammare Casteldaccia Nissa, Mazara Fulgatore, Marineo Athletic Club Palermo, Profavara 84, Mazara 46, Super Giovane Folgore, Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri. Unitas Sciacca contro Don Carlo Misilmeri.
Nando, lo Sciacca, la Unitas Sciacca che... Ma fatelo parlare, Nando, subito dell'Atletico Palermo. Ma cioè, facciamo parlare. Cioè, più conoscitore di lui, dell'Atletico Palermo, non c'è nessuno, caro presidente Conte. Ha capito? Cioè, lui... io innanzitutto volevo fare una domanda su questo Sciacca e poi sì, l'Atletico Palermo. Tutti si chiedono quando vedremo Santana in campo. Sì. Allora, da cosa parte? Partono allo Sciacca? Prima Sciacca, poi a Sciacca è stata una, è una squadra costruita bene, però la prima partita è andata molto molto male. Hanno perso 3-0 col Mazzara 46 fuori casa e hanno veramente, non hanno fatto per niente bene. Quindi questa è una partita tosta per loro, la prossima col Misilmeri. E non sarà facile, non sarà facile per lo Sciacca. E poi l'Atletico Palermo. Ma perché, scusi, volevo chiedere perché? Perché lo Sciacca la prima partita come che ha fatto? Ha perso 3-0. Ha perso 3-0, quindi lei dice se perde di nuovo buono, perché insomma, così allontaniamo una concorrente. No, perché lui, no, no, lui dice squadra... sì, noi togliamo una concorrente, eh? No, la squadra è forte, però è meglio che perde, insomma, l'abbiamo capito. Granata, insomma, non le manda Nando, a dire. Nando, cioè, sta provando, sì, fa le sta cose lavorando sotto traccia. Cioè. Questo Atletic Club Palermo, che progettiamo? Progetto importante. La società vuole arrivare sicuramente in zona playoff, l'ha dichiarato apertamente. Quindi noi cercheremo di essere... I playoff della Serie C mi pare che sono, no? Eccellenza. Ah, eccellenza, eccellenza. No, scusate, ho sbagliato. È molto ambizioso. No, presto eccellenza. Vale di categoria. Scusi, ma conoscendo il presidente Conte e tutto il gruppo dell'Atletico, salutiamo, anzi. Vabbè, salutiamo. È ovvio che se le ambizioni sbandierate sono quelle dei playoff, in realtà quelle non dette sono altre. Cioè, noi ma poi cercheremo... mettiamo un ma po' di pepe. Ma poi non è che l'Atletico si allarga. Prende Santana, infatti, chi c'è nell'Atletico? Prende i giocatori. Signori, signori, di siamo in ritardo e abbiamo bisogno di spostarci pochissimo dal girone A al girone B. Ecco. Un nuovo ospite, calciatore del Gela, Simone Abbate. Benvenuto, buonasera. Ciao, Bomber. Subito assegno alla prima giornata di campionato. Ti sei preso sulle spalle questo Gela. Una grande vittoria col Paternò. Aspetta, che si è sentito pure fuori. Granata diceva ci ha fatto gol l'anno scorso, ha segnato contro quella che era il risultato San Lorenzo, allora Bomber, tanto per gradire, insomma, non ti smentisci, hai segnato anche alla prima di campionato, se non erro anche, ma è sicuro che è un calciatore, perché a me sembra più un modello che un calciatore, eh? doppia attività per Simone Abbate. Come è stato questo inizio di stagione? Ma siamo partiti bene. Sicuramente partire una vittoria da morale a noi come gruppo e all'ambiente. Questa è una piazza importante che ha fame di calcio e abbiamo avuto la dimostrazione domenica. C'era lo stadio pieno già alla prima. Era sicuramente una partita di cartello. Erano tutte donne, Erano tutte donne, c'era i suoi colleghi. Sicuramente qualche No, scusate, perché poi io bisogna dare un po' di colore. Se i suoi colleghi sono tutti come lei, capisco che ci sarà lo stadio pieno di donne, insomma, è chiaro, no? Grazie per i complimenti. No, è evidente, perché Marzia è lì che si sbrodola. Addirittura! No, ma l'hai detto tu poco fa che dicevi, ma guarda che bello. Guarda attorno. È un bel ragazzo. Cioè, ho capito. Non si può dire altro. Ma è anche un bomber. Ed è pure bravo, vedi un po', capito? Un connubio perfetto. Cioè, un marito ideale. Peppe, il Gela ha un progetto sicuramente ambizioso. Dopo l'annata passata, difficile, sicuramente difficile. Quest'anno le ambizioni sono sicuramente alte e poi l'inizio di campionato è stato anche ottimo. Come vedi questa realtà? È stato un inizio di campionato molto positivo. Gela è un'altra di quelle piazze siciliane a cui non mancherebbe niente per emergere, però per un motivo o per un altro negli ultimi anni è andata così. Dato che abbiamo il bomber della squadra in collegamento, lo so che lui non me lo dirà mai, però quali sono le ambizioni? Ci si proverà a fare questo salto oppure ancora non è il momento? Ma sarà il campo a parlare, nel senso che non ci piace mettere le mani avanti. Sicuramente servirà ancora qualcosina per rinforzare una squadra che è già forte, che sta lavorando bene.
sicuramente lotteremo per obiettivi importanti, ecco, non ci accontenteremo di fare un campionato di passaggio, perché la piazza lo chiede, perché comunque la società ha un progetto importante e anche noi giocatori vogliamo riportare il Gela dove merita. Roberto Oddo che ha qualcosa. No, sono distratto perché Marzia ancora mi ha detto, microfoni spenti, mi ha detto: guarda, ha gelato lo schermo. Ma guarda, mamma mia. Vabbè, io sono passate due ore, direi che possiamo anche le 23. Roberto, ma ti sei innamorato tu? No, gelato. Ma l'avete capito? Sì, si è frizzato. L'avevamo capito. Purtroppo l'avevamo capito. Andiamo avanti. Nando, Lenna è la squadra favorita per questo girone, ha dei rivali. Lenna che comunque ha cominciato il campionato con una vittoria, ma una vittoria abbastanza sofferta, con un calcio di rigore. Sì, sì, sulla carta sì, Lenna è la favorita, però attenzione a questo Gela, perché il Gela la prima giornata ha fatto una vittoria importante. Il Paternò è una squadra sulla carta pure accreditata. Appena retrocessa dalla Serie D. Però il Gela ha lavorato bene sul mercato, ha riconfermato giocatori importanti come Simone, ha preso Cambuzza, lo giudice. Federico Amaya. Federico Amaya, che è comunque un giocatore che ha sempre giocato in squadre di vertice. E quindi attenzione, perché c'è anche Aleonzio che ha cambiato allenatore, ha preso Pippo Strano, l'ex allenatore dell'Enna, quindi è un campionato molto equilibrato e difficile. È un campionato difficile. Visto che si è tanto parlato qui in studio del Bomber, Simone, correggimi se sbaglio, tu hai anche fatto un'esperienza in Inghilterra, nelle serie inglesi, hai giocato in Inghilterra, cosa c'è di diverso tra quel calcio e il calcio siciliano? Vabbè, tra Gela e il freddo inglese. Tra il insomma, freddo di poco, Gela e il freddo inglese. Sì, ho avuto questa esperienza nel 2016. Giocavo nel Pool Town, a sud dell'Inghilterra, vicino a Bournemouth, una squadra che è in Premier League tutt'oggi. Giocavo in sesta divisione. Comunque vedrò che il livello è molto alto, equivale a una serie D, una serie C, ecco. Un calcio molto fisico, molto dinamico, già li trovi i giocatori pronti, atleti più che altro, ecco, che curano ogni minimo dettaglio, ecco, dall'alimentazione alla preparazione. Sono sempre quei calciucci che si usano nel calcio dilettantistico, sai, quei colpi bassi. È tutto un altro mondo, è molto, diciamo, un gioco poco spezzettato, ecco. Noi siamo abituati sempre a questi arbitraggi un po' all'italiana, in cui andiamo a terra e l'arbitro subito col fischietto pronto ad assegnare una punizione, un rigore. Lì invece si gioca. Quando si arbitra all'inglese, ecco, lì è molto fluido il gioco, si ferma veramente quando c'ho degli scontri molto duri, ma poi stati meravigliosi, lì si vive di calcio. Io era proprio questo che volevo chiedere. Beppe, sì. Sì, no, come volevo proprio mettere il punto su questo, sicuramente anche se fosse era la sesta serie inglese, le strutture, no, erano di prim'ordine, no? Ben diverse da quelle che vediamo nei campionati dilettantistici italiani e purtroppo siciliani. Assolutamente. Lì ogni squadra, ogni stadio ha il proprio giardiniere che si prende cura, pagato dalla società, che si prende cura del manterboso, come si vede in Premier League, ecco, una piccola Premier League in miniatura, mi piace definirla, perché quello che ho vissuto io. Lì veramente si vive di calcio, ecco, c'è tutto un altro approccio, poi anche una. C'è molto fair play, ecco, quello che magari Bomber velocissimo che siamo siciliani. Bomber velocissimo perché siamo in chiusura. Sì. Domenica Real Siracusa, ci prometti un gol a questo punto e i tre punti per il Gela? Ma prometto a Gela i tre punti, poi sicuramente sono un attaccante vivo di gol, sono contento se arriverà e potranno portare, ecco, la seconda vittoria consecutiva. Sarà una partita difficile, ecco, ma vogliamo continuare questa striscia positiva. No, vogliamo fare una promessa, dedichiamo l'eventuale gol a Marzia, uscirà con la maglietta. Roberto, grazie. Sappiamo già che ci sarà il cuoricino verso la telecamera. Capito? Sicuramente penserà a me. Grazie Simone Afate, Bomber del Gela, in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie a tutti gli ospiti che sono stati. Volevo sapere se c'era qualche altro WhatsApp, perché
dalla regia ci hanno dato qualche minuto ancora in più, quindi il se bomber ce la facciamo... è andato via, però possiamo leggere il WhatsApp. Nel frattempo, Roberto, sì, ricordaci cosa succederà a partire da lunedì. Sì, da lunedì vi aspetto tutte le mattine per accendere la vostra giornata con Mattina Live, quindi partiremo da lunedì alle 9 del mattino per fare rassegna stampa, approfondimenti, per parlare con gli esperti, quindi se avrete domande su questioni legate al condominio, al CAF, al patronato, alla medicina o questioni legali, ecco, se vi state separando, insomma, già avete bisogno di un avvocato, insomma, chiamateci, seguiteci da lunedì dalle 9 su Tele One, sul canale 6. Credo arriveranno tante chiamate. Regia, abbiamo un altro WhatsApp. Per quello penso proprio di sì. Abbiamo un altro WhatsApp. Ecco qui, salve, il campionato di eccellenza Girone B mi sembra con squadre più attrezzate di quelle del Girone A. Se tutte credo che il Gela, Enna e Mister Bianco, siete d'accordo? D'accordo? Beppe, Nando, facciamo Nando, un giro, Beppe, facciamo Nando, un giro. Io per chiudere. Velocissimamente, penso che il Girone A abbia compagini più forti, però lascio la parola a Nando che sicuramente ne sa più di me. Vai Nando. Siamo Nando. Lì, siamo lì, nel senso che nel Girone A ci sono Nissa Favara e poi Athletic, Sciacca, Mazzara 46, mentre nel Girone B Modica, Enna, Gela, Paternò, quindi sono sempre quelle 4-5 squadre a contendersi anche il team. Anche il Modica, realtà, assolutamente. È una grande realtà che ha fatto. Scusa, non mi chiedi a me quali sono i favoriti. No, se volete, dico, a parte che sarà l'unica trasmissione. Ma tu ce lo dirai. No, perché forse vi posso anticipare che la prossima settimana ci saranno degli ospiti pazzeschi. Non speriamo niente, anticipiamo. No, voglio dire soltanto che secondo me nel girone A è favorito l'Inter, nel girone B il Milan. Ecco, sei preparatissimo. E la Juve? La Juventus? La dove Juve la è stata squalificata. Promozione. Perfetto. No, deve risolvere io direi dopo problemi. Questa di ringraziamo chiudere. I nostri no, diamo appuntamento, scusami, no, perché volevo dare appuntamento tutte le sere con Qui Studio Voi Stadio per parlare appunto di Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, insomma c'è la Serie A tutte le sere. Noi torniamo solo il giovedì. Noi torniamo solo il giovedì e domani in replica 14:30 in replica su Tele One. Ci sono i ringraziamenti, però li faccio ringraziamenti, sennò... ringraziamenti, ma prima i ringraziamenti a voi in studio, ai nostri Nando Granata. Complimenti, grazie. Complimenti vivissimi. Complimenti a lei. Complimenti. E ovviamente poi salutiamo i nostri telespettatori. I telespettatori, ma soprattutto chi in regia ha reso possibile questa diretta, ovvero Mirko Valenti, Nino Tarantino e Corrado Orecchio. No, Occhione. Occhione. Ha sbagliato parte. No. Sono le 23. No, vabbè, a conclusione ci sta, Corrado Orecchio ci sta. Corrado un ragazzo delizioso. Delizioso, lo so. Andrea Barraco. È tutto Orecchio perché è sempre attentissimo lui. È Orecchio, capito? E io per questo, Occhione. Vabbè. Appuntamento giovedì prossimo 21, 16 gol, tutto il calcio in Sicilia. Buonanotte. Buonanotte, grazie.